cominciamo i lavori di questo periodo per il pomeriggio con una piccola modifica sull'ordine dei lavori. C'è un gruppo di Genova, le Graziose, che aveva previsto tutto l'intervento, che non può farlo di persona, però lo possiamo raccogliere attraverso il telefono, quindi, e lo possono fare adesso. Quindi direi di far precedere la sessione specifica sugli enti locali da questo intervento, e poi cominciamo sulla sessione specifica sulle politiche di attivazione degli interventi dei enti locali. Buonasera, sono Teresa e faccio parte delle Graziose di Genova. La situazione a Genova e in particolare nel quartiere della Maddalena non è serena. Le ordinanze emanate dal comune, prima quella per la chiusura dei parchi nel 2008 e dopo quella anti-sostituzione nel 2010, hanno reso più difficile lavorare. I clienti hanno paura e la polizia e i vigili danno le multe senza criterio. Questo si disorienta e si spaventa, perché da una parte dicono che il lavoro non è illegale, ma dall'altra si discriminano come persone. Ecco perché spesso tanti abusi, anche la parte di militare, non li rinunciamo per paura. Poi c'è crisi e siamo tante. Questo fa sì che le persone che si affittano le stanze se ne approfittano e si chiedano molti soldi. Il comune in merito a questa situazione non fa niente. Sta di noi e del nostro lavoro. Chiediamo che si tuteli come persone lavoratrici per avere contratti di affitti regolari. Chiediamo di essere credute quando denunciamo i nostri abusi. Grazie. Noi ringraziamo molto per l'intervento alle Graziose di Genova, che peraltro hanno bene introdotto la sessione sulle politiche degli enti locali, nel senso che come sempre, come è giusto che sia, bisogna partire dalla concretezza della situazione, dalla vita delle persone che si costituiscono, da quello che accade, al di là di quello che sono le leggi, di quello che sono le dichiarazioni. Io introduco brevissimamente per dirvi che abbiamo voluto questa sessione, e ringraziamo chi interverrà, proprio per dare il senso di una dimensione che spesso noi dimentichiamo esistere, che è quella dell'intervento concreto che si può fare a prescindere dall'esistenza di una legge secondo i nostri desideri. Sappiamo perfettamente che in assenza di una legge fatta secondo certi crismi, gli interventi nei confronti della Costituzione sono di difficile attuazione, soprattutto per quegli interventi, lo voglio sottolineare, che tengano conto non solo dei casi dove le persone che si costituiscono sono vittime o sono marginali, ma anche prendendo come criterio dell'intervento quello che la prostituzione è una professione come altre, quindi bisogna intervenire per prevenire i casi di criminalizzazione, di abuso, di maltrattamento, di violenza e di discriminazione che ci sono. Lo so che sembra una banalità, ma in realtà è un cambio di punto di osservazione che è molto importante, perché non è che noi possiamo dire che le amministrazioni comunali, le amministrazioni provinciali di meno, qualche amministrazione regionale non abbia fatto proprio nulla per le persone che si prostituiscono oggi. Il problema è che la cultura di partenza, il punto di partenza è che continua a usare gli strumenti che esistono, che non sono specialistici per intervenire in questo contesto, ma a usare una cultura di partenza che prevede comunque che la persona che si prostituisce sia sempre vittima. Abbiamo capito molto bene, lo abbiamo condiviso stamattina da molti interventi, che sì, è vero, c'è una situazione dove alcune, molte, tante, quante, non sappiamo, perché la nostra situazione è caratterizzata soprattutto dalla mancanza di dati certi su questa realtà, ma ci sono persone ovviamente che vivono la loro condizione di prostitute o di prostituti in modo coatto, come è stato detto, cioè esecutivo, sotto la forza di il controllo di altre persone, ma ci sono anche le persone che scelgono o decidono di, poi il processo di scelta è anche una cosa molto complessa da definire, insomma, si trovano a svolgere questa attività. Allora, la domanda che è al centro di questa sessione, che prevede poi tre interventi, ma che ci aiuta ad andare avanti, è: le domande brevi che io vorrei porre sono: cosa concretamente
Le pubbliche amministrazioni, parliamo di comuni perché i rappresentanti che ci parleranno lavorano o sono in relazione con le amministrazioni comunali, cosa concretamente le amministrazioni comunali possono fare a favore di del miglioramento della vita delle persone che si prostituiscono, e partendo da questo criterio, non le vecchie politiche assistenziali vittimiste e no, più sei disgraziato e più devi rimanere tale, perché se rimani disgraziato hai diritto a certe cose, se invece rivendichi i tuoi diritti, questi diritti scompaiono immediatamente. Quindi cosa possono fare le amministrazioni comunali? No? Come possono, se possono, riconoscere culturalmente questo cambio, questa diversità di approccio, questo nuovo modo di guardare la realtà delle persone che si prostituiscono? Queste sono le domande. Per parlare di questi temi è qui con noi Claudio Donadel, che è il coordinatore dell'unità operativa per la protezione sociale e umanitaria del Comune di Venezia. Il Comune di Venezia è, che io sappia, l'unico comune italiano, però magari mi sbaglio, mi correggo, che ha provato a immaginare di fare delle cose sulla Costituzione, e Donadel ci vuole raccontare. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Scusa sempre, sì. Sempre il meccanismo di 15 minuti. Ok. Sì. Lasciamo che 15 minuti. Va bene, allora provo insomma, anche perché mi spiace, comunque mi scuso perché in questa manifestazione non ha potuto intervenire anche il mio vice sindaco, che aveva dato l'adesione alla manifestazione, ma purtroppo gli enti locali stanno vendendo anche i gioielli di famiglia, nel nostro caso il casinò di Venezia, forse, che poi per noi era una cosa molto importante, perché attraverso gli introiti del casinò si finanziavano tutte le attività e gli interventi sociali, in gran parte, soprattutto quelli, diciamo così, quelli non previsti istituzionalmente, quindi gli interventi sulla prostituzione e anche sulla tratta sono un po' a rischio rispetto a questo, ma credo che queste siano le situazioni che si trovano ormai quasi tutte le amministrazioni locali, insomma, io dico rompiamo il patto di stabilità, ma non importa. Va bene, allora, io poi avevo anche il compito di provare anche a insomma, portare un'esperienza, un'indagine sociale rispetto al fenomeno della prostituzione che abbiamo fatto, diciamo, sui nostri territori, che forse, anche qui, con molta cautela, proviamo a dare ad alcuni dati, che però hanno comunque un tentativo di avere un fondamento. Chiaro che rispetto ad alcune questioni io posso sostenere che quelli sono, tra virgolette, dati certi, poi da queste ci sono delle proiezioni e delle stime, come sempre, rispetto a fenomeni che sono così complicati, così, e soprattutto così sommersi. Allora, provo a mettere insieme, diciamo, tutte queste cose, non è facile, ma ci provo così. Allora, parto dalla questione, lascio per ultima la questione delle politiche e degli interventi, perché credo che siano un po' la ricaduta, insomma, da alcuni approcci, da alcune analisi che, voglio dire, in teoria gli amministratori dovrebbero porsi. Però con mio profondo dispiacere devo dire che quello che gli amministratori non fanno rispetto a questo che io ritengo un fenomeno sociale, perché questo è l'approccio con cui noi ci muoviamo, non ci sono assolutamente delle politiche rispetto a questo. Questo è un dato chiaro. Ci sono vari interventi. Il problema è che tutti questi interventi quasi mai stanno all'interno di strategie che siano in grado poi di produrre delle politiche capaci di, diciamo, di dare delle risposte alle molteplicità delle problematicità che questo fenomeno impone ai territori, perché poi noi stiamo parlando di persone e che territori, tutta una serie di soggettività, perché quando si parla di prostituzione non si parla solamente anche di chi si prostituisce, chiaramente, no? E quindi tutti i problemi legati ai diritti, assolutamente le cose che sono state anche dette, l'autodeterminazione, tutto questo,
però ci sono anche gli altri, il resto della cittadinanza. Allora capire come è possibile che questo fenomeno sociale diventi un elemento, diciamo, di un contesto territoriale, possa essere compreso, c'è bisogno che ci siano delle politiche, questo però purtroppo no. Questo non esiste né a livello locale e né a livello chiaramente nazionale. Sappiamo, l'abbiamo visto tutti anche oggi, che questo argomento non esiste nell'agenda della politica, insomma, della politica nazionale, se non appunto in alcuni aspetti specifici che però non riguarda la prostituzione ma riguarda il fenomeno della tratta, perché anche su questo io dico sempre dobbiamo sempre tenere separate queste due cose. È chiaro che questi fenomeni si intrecciano, ci sono degli elementi in comune, però non bisogna confonderli dal mio punto di vista, proprio se si vogliono attuare delle politiche, perché le politiche si attuano nel momento in cui si definiscono un campo, uno scenario, rispetto a questo si individuano delle prospettive rispetto, diciamo, a degli obiettivi che ci si pone. Allora, la prima cosa che voglio dire rispetto agli studi e alle ricerche che fatte e anche all'esperienza diretta che noi portiamo sul campo, io lo faccio per il Comune di Venezia, chiaramente, però lavoro all'interno di un sistema molto più ampio, che in questo caso fortunatamente, proprio perché si ragiona in termini di politiche, noi lo stiamo facendo rispetto a tutto il territorio del Veneto. Non per niente siamo riusciti, per esempio, solo da questo anno, ad fare per la prima volta, mettere insieme tutte le unità di strada che operano nel Veneto e per prima cosa fare cosa? Soprattutto anche un osservatorio, al di là degli obiettivi, degli interventi, eccetera. Perché uno degli elementi fondamentali è proprio quello che nessuno sa dire, insomma, per esempio, cioè, parliamo, no? Diciamo, ma quante sono, chi sono queste persone? Boh, nessuno lo sa, no? Poi sappiamo bene, come è stato detto prima, e io lo voglio ripetere, che io non parlerei mai di prostituzione, ma parlerei di prostituzioni, prima di tutto, e dividerei i mercati, perché la cosa importante è anche questo, cioè il mercato nel quale, insomma, l'escorterismo, chiamiamolo così, la prostituzione di strada, la prostituzione in appartamento, la prostituzione nei locali, insomma, anche all'interno, diciamo, dello scambismo ci sono delle forme prostituzionali, cioè voglio dire, ci sono varie tipologie di mercati, insomma, che però hanno delle caratteristiche che sono completamente diverse. Quindi una regolamentazione della prostituzione che sia in grado di contenere tutte queste specificità, io ho delle grosse problematicità, anche perché quando si regolamenta bisogna vedere chi sta dentro e chi sta fuori, insomma. A questo punto non ci sarà mai una regolamentazione che sia in grado di tenere dentro tutto. Il problema è a questo punto capire quale che fa minor danno e a chi va a maggior vantaggio. Credo che questo sia un discorso per poter dire poi di sviluppare delle politiche o degli interventi. Allora, detto questo, mi riallancio anche un piccolissimo quello che diceva Pia, no? Rispetto anche alla legislazione della Nuova Zelanda. Infatti io, su un intervento che avevo anche preparato, no? Vedevo come nell'articolo 29, no? di questa legislazione, che è ritenuta, e lo condivido da questo, da parte delle sex worker, insomma, come la migliore tra il panorama legislativo che ci possa essere, anche lì nell'articolo 29, però praticamente per le soggettività migranti, insomma, è proibito prostituirsi tecnicamente, sei soggetto all'espulsione. Ecco una cosa importante, io per esempio, appunto, su questa cosa io non so quali siano i movimenti migratori verso la Nuova Zelanda, io conosco i movimenti migratori verso l'Italia. E allora, se per me regolamentare la prostituzione significa rendere ancora più vulnerabili queste soggettività che per i nostri paesi, in questo caso l'Italia, ma io ci metto dentro tutta l'Europa, cioè tutta l'Europa e anche altre parti del mondo, insomma, e vadano a rendere, diciamo, ancora in situazioni più vulnerabili, no? E quindi assoggettate a forme di violenza istituzionale e non. Prima si diceva una cosa secondo me importantissima, la sex worker che non è arrivata da Vicenza, non è che vi è, allora,
lo strumento legislativo con cui si interviene nei suoi confronti, cioè si reprime lei che si prostituisce, ma si utilizza che cosa? La legge sull'immigrazione. Detto questo, perché se questa persona è stata trattenuta in un fermo, è fatto perché lei deve essere identificata, e questo può essere fatto solo perché lei è una straniera. E c'è una tecnica, qua mi dispiace, non c'è il poliziotto, che ho apprezzato moltissimo il suo intervento, però una tecnica importantissima che viene utilizzata per, diciamo così, per l'applicazione delle ordinanze, che è quello che non... Allora, con le ordinanze non è che dando le multe ai clienti e a chi si prostituisce si ottengono o l'eliminazione della prostituzione di strada o la zonizzazione, perché molto spesso poi con le ordinanze al massimo si ottiene la zonizzazione. Però attenzione, non è con la multa, è col trattenimento delle persone che si prostituiscono fino al giorno dopo, cioè impedendogli di prostituirsi, che questo è un atto illegittimo. Non per niente nella questura di Treviso, di Padova, scusatemi, quando si applicava questa cosa, a un certo punto il sindacato di polizia è intervenuto, perché questo è una, perché nel momento in cui tu l'hai identificata una volta, non puoi identificarla tutti i giorni e non puoi trattenerla fino alla mattina, no? Tecnicamente, però è uno strumento che viene utilizzato. È un inciso, ma tanto per capire un po' come ci si può giocare, insomma, per andare a criminalizzare queste persone. Allora, detto questo, io dico che questa indagine che noi abbiamo fatto ha essenzialmente però un focus, e che è la prostituzione di strada. E attenzione, quando io dico la prostituzione di strada intendo quel segmento del mercato del sesso a pagamento che è maggiormente, fortemente interessato da quello che si chiama la prostituzione migrante, perché tutto il problema, già è stato detto prima, nasce dalla questione della prostituzione migrante. Quando negli anni 90 per la prostituzione di strada, e diciamo dagli anni 2000 per la prostituzione in appartamento o nei locali, insomma, questo ha sconvolto sia da una parte il mercato dal punto di vista soggettività, prezzi, tutto quello che volete, ma ha messo in crisi tutti i sistemi, chiamiamoli legislativi in materia di prostituzione, perché non esiste da nessuna parte, tutti gli studi che sono stati fatti eccetera, tutti questi, diciamo, modelli sono stati messi in crisi dalla prostituzione migrante. E per noi, per me la prostituzione migrante rappresenta che cosa fondamentalmente? Quella forma di prostituzione e che è fortemente legata, prima veniva detta prima, dagli elementi della povertà. Però attenzione, in questo contesto globalizzato, perché su questo il mercato della prostituzione è pari ad altre tipologie di mercati, perché per esempio lo sfruttamento lavorativo, l'accattonaggio, tutti questi elementi nei quali si sviluppano mercati ed economie in nero e sfruttamento, e diciamo la prostituzione di strada è un elemento importante, perché per queste soggettività che si muovono verso i nostri paesi, chiamiamoli così, la democrazia capitalistica, no? È comunque, pur con le condizioni di sfruttamento, rimane l'unica forma di economia per queste soggettività, nel senso che la prostituzione comunque può diventare, anche con forme importanti di sfruttamento, comunque un elemento, chiamiamolo così, di non solo di sopravvivenza, ma anche di eventuale sviluppo e realizzazione del proprio progetto migratorio, perché questo è un elemento fondamentale. Il problema è che siamo noi, attraverso le nostre legislazioni e il nostro sistema, che facciamo sì, con l'aiuto chiaramente che poi di chi organizza questi mercati, che queste persone debbano comunque, per realizzare i propri progetti migratori, che sono molto spesso di tipo economico, abbiamo visto prima, possono essere di lunga o di medio periodo durata. Vediamo la prostituzione migrante, c'è un movimento, chiamiamolo così, anche temporaneo, soprattutto per quelle dall'est, vengono qui 3 mesi, ritornano indietro, realizzano quegli elementi, diciamo, quelle economie che gli consentono di realizzare tutta una serie, diciamo, di obiettivi propri e personali, e che la possono comunque realizzare solo nel mondo della prostituzione, e anche, purtroppo, poi lo vediamo qui dati, anche in condizioni di sfruttamento. Però tutto questo,
pur essendoci lo sfruttamento che noi dovremmo combattere, lo sfruttamento non impedisce a queste persone di continuare a venire e di continuare anche a prostituirsi pur in condizioni di sfruttamento. Questo è un punto che è importante, che bisogna che lo teniamo presente per l'importanza che ha questo mercato, diciamo, per quelle soggettività migranti che sono collegate alle forme della povertà. Io credo che questa sia una questione che bisogna tenere presente. Allora, detto questo, la nostra indagine che si mette insieme, incrocia alcuni elementi per individuare chi sono le persone che si prostituiscono, che tipo di volumi d'affari esistono e poi questi come vengono come si distribuiscono, attraverso quali soggettività. Allora, questo tipo di indagine che ha diciamo coinvolto il territorio in particolare della provincia di Venezia, ma che poi è stato esteso per tutto il territorio del Veneto, e mette in luce, a partire da alcune fonti, uno che sono le osservazioni, l'osservatorio di chi contatta direttamente le persone che si prostituiscono su strada, sto parlando di quello su strada, non sto parlando del più, non sto parlando degli altri settori, quindi è una visione settoriale chiaramente appunto di questo fenomeno. Mette insieme le testimonianze delle persone che sono entrate in programmi di protezione sociale, le indagini, gli elementi processuali, insomma tutta una serie di elementi che vengono messi insieme sia di tipo qualitativo che quantitativo, diciamo, da tutti gli interventi che vengono sviluppati sul nostro territorio. Allora, che cosa dice questo? Allora, questa indagine la riassumo così. Nel nostro territorio, per esempio nel territorio del comune di Venezia, c'è una presenza media giornaliera di 70 persone che si prostituiscono su strada. Nel Veneto ce ne sono 600. Attenzione, dire presenza media giornaliera non significa dire il numero totale delle persone che si sono prostituite in quel contesto, in quell'anno. Significa, perché per fare questo bisogna considerare invece il turnover che esiste sulla prostituzione migrante, perché queste soggettività sono praticamente quasi per il 99% di questo mercato sono donne straniere, no? E queste, se vogliamo sapere tutto, dovremo moltiplicarlo, insomma, per un coefficiente che ci porta, diciamo, a 2100 persone per il Veneto e di circa 250 persone per il territorio di Venezia. Allora, questa è la popolazione che si prostituisce su strada sul nostro territorio, con una presenza media giornaliera. Allora, da questa qua noi abbiamo calcolato, insieme con tutta una serie di elementi importanti legati ai giorni di presenza, ai guadagni delle persone che si prostituiscono differenziati per target, perché un conto è parlare delle nigeriane, un conto è parlare delle persone dall'est, da noi sono ungheresi, bulgare e rumene, un altro conto è parlare dei maschi dell'est che si prostituiscono, un altro conto è parlare delle donne cinesi, un altro conto parlare delle transessuali. Sono mercati che sono completamente diversi. Allora, incrociando tutte queste cose, no, vediamo che, per esempio, su un anno, facendo una media su un anno, sul nostro territorio, sul Veneto, insomma, sul territorio di Venezia, il volume d'affari che viene prodotto è solo sulla prostituzione di strada è di 6.600.000 euro. Sul territorio del Veneto sono 54 milioni e qualcosa. Allora, la cosa interessante, allora, chi sono gli attori? Sono le persone che si prostituiscono, sono le reti criminali, perché questo bisogna dirlo, e sono i cittadini, diciamo, che forniscono servizi. Perché questo mercato divide i proventi delle attività delle persone che si prostituiscono a questi tre, diciamo, gruppi di soggettività. Allora, se noi andiamo a verificare, appunto, c'è comunque una pubblicazione su questo, non voglio stare sulle questioni metodologiche, eccetera, però se andiamo a vedere, noi vediamo che di questi soldi il 61% va alle reti criminali. Allora, reti anche qui suddivise, per esempio, c'è la parte che va, non so, agli albanesi per il joint in strada, c'è la parte che va a chi gestisce direttamente le persone che si prostituiscono, c'è per esempio la parte, vabbè, che va alle madame nigeriane, perché anche le reti criminali sono diverse, le modalità di sfruttamento sono diverse, tutta una serie di cose. Allora, tutto questo
è un 61%, quindi dovete tenere presente cosa significa questa cosa. Il restante va suddiviso, diciamo, alle persone che si prostituiscono va il 24%, adesso non lo sto dicendo a memoria, però va sul 24%. Invece per il contesto sociale, quelli che forniscono i servizi, perché c'è tutta una rete che fornisce da dormire, gli accompagnamenti, eccetera, non abbiamo tenuto conto chiaramente di alcuni strumenti importantissimi, tipo la telefonia, perché il telefono è uno strumento fondamentale per chi si prostituisce, insomma tutta una serie, l'abbigliamento, eccetera, insomma. Invece ai soggetti del territorio che quindi prendono, va il 16%, quindi 61%, 24% alle persone che si prostituiscono e 16% ai soggetti del territorio. Allora, la cosa importante è questo: se noi pensiamo chiaramente che il mercato del Veneto, in Italia ce ne sono altri 15 similari a quelli del Veneto, noi insomma, mettendo insieme tutta una serie di cose, andiamo su un volume d'affari, cioè insomma 1,5 miliardi, io parlo solo della prostituzione di strada e quella collegata alle condizioni di sfruttamento, perché credo che sia molto, ma molto importante questa cosa. Allora, volete dirmi che questi volumi d'affari, queste soggettività, noi siamo in grado di governarle con le ordinanze sindacali? Questo è il primo punto fondamentale, perché fino adesso il fenomeno della prostituzione, nel quale che poi ha identificato tutte le prostituzioni, no? È stato governato attraverso le ordinanze sindacali, mettendo le multe. Io credo che questo sia assolutamente ipocrita, sia assolutamente ipocrita, perché qui ci troviamo di fronte a un fenomeno sociale incredibile, di cui nessuno vuole metterci le mani perché ci sono dei grossissimi interessi, e la cosa incredibile è che comunque le persone che si prostituiscono sono quelle che ricevono anche meno di cui, insomma, tutti gli altri insomma si arricchiscono, e le persone che si prostituiscono e che mantengono tutto questo sistema sono doppiamente penalizzate. Io credo che questo sia un punto importante, per cui o superiamo, insomma andiamo oltre rispetto a questo, o credo che qua in Italia non potremo fare tutti i più bei discorsi di questo mondo, ma io non credo che si possa gestire questa situazione e con queste modalità. Allora, qua mi fermo rispetto a questo, avevo tutta una serie anche di altre cose, invece andiamo a che cosa si può fare anche allo stato attuale. Però prima di dire questo devo dire anche che io comunque, appunto, dico, la legge Berlin va sicuramente adeguata, però attenzione, io non vorrei creare dei vuoti comunque legislativi rispetto a questo, perché comunque la legge Merlin, per quanto poco, garantisce comunque un contrasto allo sfruttamento, per cui attenzione rispetto a questa cosa. Per me la legge Merlin va adeguata, rivisitata con tutta una serie di politiche, non so come, per me va benissimo anche inserire la Costituzione, diciamo, nel diritto giurlavoristico, questo sicuramente. Però voglio vedere, bisogna che ci siano le condizioni per farlo, e tenendo presente cos'è in questo momento il mercato del lavoro per queste soggettività migranti, che al di là della prostituzione la maggior parte di queste le troviamo poi, soprattutto anche le soggettività che entrano e che hanno per esempio fatto richiesta d'asilo, eccetera, che sono mano d'opera per i mercati in nero e per i mercati ad economia e sfruttamento. In questo momento, voglio dire, i richiedenti asilo, e molti dei richiedenti asilo, perché non ci sono politiche di accoglienza, sono praticamente nella mano della mafia e delle camorre per, diciamo, le economie in nero, che siano quelle dell'edilizia, quelle dell'agricoltura o che siano altri, non parliamo dei lavoratori cinesi, eccetera. Sarebbe bello aprire la cosa. Allora, che cosa si può fare? Beh, io credo che intanto tutta una serie di interventi siano possibili farli, però bisogna, prima di tutto, uno, per tutelare i diritti, e qua lo dico chiaro e tondo, ci vogliono le
risorse, altrimenti sono esclusivamente parole, cioè per tutelare i diritti di soggettività che sono, sono discriminanti, perché, questo modello, perché nella prostituzione, voglio dire, si convogliano tutta una serie di politiche discriminatorie, noi le abbiamo viste, le abbiamo sentite, però per tutelare questa cosa, cioè o c'è un investimento in denaro, altrimenti non si possono fare tutte quelle attività che permettano, da una parte, uno, di tutelare la salute. La salute non può, è stato detto prima, non viene tutelata. Io invece dico, per esempio, soprattutto rispetto alla prostituzione migrante, siccome allora c'è il problema, siamo tutti alleati, non hanno soldi, questo, e quindi non curano. Quindi queste persone, io non so, volevo dire a quello di Roma, con la persona con la sifilide, io però questa cosa ritengo che sia ridicola, perché se una persona ha una sifilide in atto deve essere curata nelle nostre strutture pubbliche, tutto da noi viene fatto, io non so qua a Roma perché bisogna andare a comprare le, però io sono inorridito di questa cosa, perché questa persona deve essere, a Roma è inorridito di tante altre porcate che avvengono in questa città, te la sento. No. E questa vicenda è agghiacciante come tante altre. No, sono perfettamente d'accordo su questo, ma per esempio su questo. Codice penale. Questo è anche secondo me la codice penale. La sanità deve per forza, cioè non è che una La sfortuna, bisogna anche localmente dire, aggiungere che la sfortuna è stata che loro si sono rivolti in un centro, tra l'altro di malattie sessualmente trasmissibili, a mio avviso, di incompetenti. Perché a Roma ci sono due centri di eccellenza, uno tra l'altro che aiuta in modo anche di grande apertura agli immigrati del San Gallicano, e l'altro è lo Spallanzani. Solo che loro sono andati al Policlinico Umberto I, la cosa incredibile è che loro non sapevano che esistevano altri due centri di alta specializzazione che avrebbero anche fatto il dovere degli ospiti e gli hanno prescritto questa medicina, quindi siamo veramente alla follia della follia. Non sanno nemmeno che c'è. Esatto, e questo era il responsabile dell'FPS, ha detto tutto. No, appunto è interessante com'è l'Italia, insomma, no? Rispetto a questo, e di casi di questo genere ce ne saranno migliaia in giro per l'Italia, laddove appunto non si creano delle reti sui territori che siano anche, che debbano presidiare, no, queste cose. Però io dico anche una cosa molto importante rispetto alla questione della tematica della salute, e se penso sempre all'interno della prostituzione migrante, penso a quelle, alle donne dell'Est Europa o agli uomini dell'Est Europa o ai transessuali dell'Est Europa che sono qui, che sono quelli, paradossalmente, sono meno tutelati degli extracomunitari, perché dovrebbero avere, diciamo, l'assicurazione dal loro paese, cioè che nessuno ce l'ha, e per questo motivo le nostre strutture sanitarie non li ricevono e non erogano prestazioni, eccetera. Allora io credo, siccome il fenomeno della prostituzione migrante è europea, io credo che questo dovrebbe farsi carico della Commissione europea, che crei un fondo, diciamo, per la salute delle persone migranti che si prostituiscono, e che di fronte a queste cose qua le varie ASL che debbono e devono curare, perché noi dobbiamo tutelare queste persone, ma credo che i sindaci, poi, che sono la principale autorità sanitaria sul territorio, devono tutelare soprattutto su queste tipologie di malattie tutti i cittadini, perché una malattia infettiva, adesso non parliamo del, ma ci sono anche altre malattie infettive, che il problema della tutela della salute e di chi si prostituisce non è solo un problema di chi si prostituisce, è un problema di, teniamo presente, sappiamo anche molto bene, insomma, che molti dei nostri clienti continuano a chiedere prestazioni diciamo non protette, e per le persone che sono in condizioni di sfruttamento molto spesso si accetta la perché aumenta di 2-3 volte, chiaramente, no? Uno compra 2-3 volte pagando per una prestazione non protetta. Quindi, comunque, allora, la questione va affrontata dal mio punto di vista, prima di tutto, proprio anche per evitare la questione, si diceva prima, no? Ordine pubblico o controllo sanitario, no? Perché queste sono le due questioni con cui si è sempre affrontato la prostituzione. Allora, a prescindere, uscendo, bisogna uscire chiaramente da questo, però dall'altra parte, insomma, bisogna dare la possibilità che le persone abbiano degli interlocutori, sia per la salute, che siano in grado di tutelare,
diciamo, l'anonimato, che siano in grado di tutelare, diciamo, la privacy, eccetera, perché quello che non succede, e questo per esempio è successo nei nostri territori, la persona che si prostituisce, cioè l'assessore della sanità che aveva preso la tubercolosi, che fa l'annuncio sui giornali, no? Solo perché era prostituta, se non fosse stata prostituta non avrebbe messo il dito, no, su queste cose. Quindi tutelare i diritti di chi si prostituisce prima di tutto. Tutelare, voglio dire, la salute pubblica di tutti, perché su questo ragionamento, con gli strumenti che bisogna fare. Dall'altra parte, insomma, io credo che ritengo la questione del lavoro prostituzionale, insomma, sia importante, ma credo anche che sia importante, come qualsiasi lavoro, che quando una persona non voglia più prostituirsi non debba essere discriminata e debba avere delle altre alternative, diciamo, all'interno di questo contesto sociale, e che non venga additata sempre come o la ex prostituta oppure non abbia altre alternative opportunità perché si è prostituita, perché anche questo è un punto fondamentale. E dall'altra parte io credo che comunque una politica di zonizzazione è inutile, e su questo bisogna comunque farla, tenendo presente che ci sono degli elementi, no, problematici, e io quando dico zonizzazione, però attenzione, parlo sempre rispetto alla prostituzione di strada, perché per me la zonizzazione, io non voglio fare come la Carfagna, no, che voleva proibire la prostituzione di strada per una prostituzione esclusivamente al chiuso. Assolutamente, per me deve esistere la prostituzione di strada come deve esistere la prostituzione in appartamento, però quello che a me non interessa né di creare dei ghetti oppure delle diciamo quello che succede nei paesi nordici, che praticamente sono in mano alla mafia, perché tu, se vuoi prostituirti, devi andare dai tuoi datori di lavoro, eccetera. E quindi per mantenere quelle forme che da una parte diano economie, ma che dall'altra parte diano delle possibilità a queste persone di prostituirsi in maniera sempre più autodeterminata, eccetera, e per ridurre lo sfruttamento, ci sono tutta una serie di interventi che devono essere incrociati e che tengono conto diritti, salute, socialità, tutta una serie di elementi che diano la possibilità di considerare questo fenomeno come un fenomeno qualsiasi altro, e che qualsiasi contesto territoriale, voglio dire, si rapporti con questo in una maniera corretta e una maniera di diritto, riconoscendo dignità alle persone. Punto. Questa è la questione. E finisco. Grazie. Allora, Riccardo Maggi, segretario radicale di Roma. La situazione romana, le esperienze di Roma, quindi immagino che partirai dal meraviglioso lavoro che le mando per l'ordinanza. Sì, esatto, intanto grazie per l'invito all'organizzazione della conferenza. È stato evocato più volte il modello Roma, che è un modello molto chiaro, molto netto, che è stato portato avanti negli ultimi ormai oltre quattro anni di amministrazione, e che rappresenta e incarna una scelta politica molto chiara. Dopo gli interventi, in particolare l'intervento di chiusura della mattinata di Via Covere e l'intervento che mi ha preceduto, noi possiamo dare un giudizio netto, almeno io do un giudizio nettissimo sulla politica rispetto alla realtà della prostituzione che ha portato avanti l'amministrazione della capitale d'Italia. Un intento persecutorio e di criminalizzazione chiarissimo delle persone che svolgono prostituzione e che si sono lavoratrici del sesso. Una totale ignoranza del fenomeno, una totale ignoranza della realtà della prostituzione. Quindi tutto quello che c'è stato appena detto su attività di monitoraggio, attività innanzitutto di conoscenza che dovrebbe essere fatta, a Roma non esiste, non c'è. I dati che ci sono al limite dati molto approssimativi della questura, quindi non hanno nulla a che fare con le possibilità che avrebbe la macchina dell'amministrazione di monitorare questo fenomeno. E la necessità, terzo aspetto, la necessità di produrre continuamente materiale per alimentare il circo mediatico. L'impostazione di partenza che ha dato Alemanno al modo di affrontare la realtà della prostituzione è quella della campagna elettorale del 2008. Voi ricorderete, fu in contemporanea una campagna sia nazionale sia a Roma a livello amministrativo come in tante altre città, avvelenata da
il continuo inserimento di notizie sulla mancanza di sicurezza, sulla stupri in particolare, pericolo nelle città per la presenza di campi nomadi fuori controllo, e tutta quella campagna elettorale da Berlusconi e da Aleman a Roma venne impostata in questo modo. Cosa è successo? Che una volta diventato sindaco, Alemanno ha dovuto rispondere a quelle aspettative che aveva suscitato. Uno dei modi con cui ha pensato di rispondere è stato questo, cioè individuare una categoria, una minoranza molto ristretta, sulla quale era possibile fare degli interventi mirati e iniziare continuamente ad alimentare, ed è interessante perché si può vedere come nei momenti anche di maggiore difficoltà dell'amministrazione, poi vi darò alcuni dati, c'è un aumento di queste operazioni e di questi blitz di polizia. Su questo aspetto in particolare di come si alimenta il circo mediatico, vorrei dire una cosa su quanto stamattina ha detto Lilli Chiaromonte di Federconsumatori. Lei ha detto dobbiamo tenere conto che comunque i cittadini si aspettano delle risposte più repressive. Beh, questo non è esattamente così, perché ad esempio proprio nel 2008 l'ordinanza di Alemanno cosiddetta antiprostituzione del settembre 2008, proprio un'indagine del settembre 2008 di Cittalia e ANCI sulla percezione della sicurezza nei comuni, cos'è che produce insicurezza? I residenti delle grandi città imputano il problema innanzitutto al cattivo funzionamento della giustizia, 36,7%. Meno pressante il tema della insufficienza delle forze di polizia, 17%, dell'immigrazione, 24%, e poi mancanza e precarietà di lavoro, diseguaglianza e crisi economica, decoro degli spazi urbani, eccetera. Cioè, quello che ha fatto Alemanno sulla questione della prostituzione è stato un vero e proprio procurato allarme. Cioè, lui ha creato un allarme e per poi avere il modo di impostare la propria politica rispetto a questa realtà nel modo in cui l'ha fatto e come lui lo hanno fatto in molti. A seguito del pacchetto sicurezza che è stato ricordato più volte stamattina, tra il 2008 e il 2009, lo ha detto anche l'esponente del SIP, la maggior parte delle ordinanze sindacali, ordinanze contingibili urgenti che erano state rafforzate proprio da quel pacchetto sicurezza, riguardavano proprio il tema della prostituzione. Poi seguivano l'abuso di alcolici, il vandalismo e l'accattonaggio. Cioè c'è stata una vera e propria operazione in cui io immagino, e lo vedo ancora ora, il sindaco Alemanno seduto col proprio staff, con i propri consulenti, col proprio delegato alla sicurezza. Io tra l'altro li ho invitati qui oggi tutti e due, chiaramente non sono venuti, ma ho pensato che fosse doveroso perché era una cosa che poteva servire non solo a loro ma a tutta la città. Io li immagino seduti e dire: bene, abbiamo una città praticamente in dissesto finanziario, abbiamo delle difficoltà di gestire tutti i servizi essenziali che ci tocca di gestire, abbiamo un sistema, un'incapacità di offrire soluzioni nuove per la mobilità, per una serie di problemi che sono quelli di cui effettivamente un'amministrazione si deve occupare. Io immagino che qualcuno a un certo punto dice: vabbè, intanto prendiamocela con le prostitute e intanto così domani sui giornali ci andiamo. E anche oggi, notizia, agenzia di oggi parla di un'operazione avvenuta stanotte sulla Salaria che ha impiegato, attenzione, nemmeno polizia municipale, 40 carabinieri, 40 militari sono stati impiegati ed hanno ottenuto questo risultato: 21 sanzioni, di cui 15 a clienti, quindi 6 a lavoratrici del sesso. Ma c'è anche una nota, dice che nel fare questa operazione, siccome un cliente era in taxi, hanno fermato il tassista che non aveva fatto la revisione alla macchina, e c'è l'agenzia, cioè si sarebbe da vergognarsi di emanare un'agenzia del genere, no? Hanno fatto la multa anche, quindi abbiamo impiegato 40 carabinieri per fare 21 multe e scoprire che un tassista non ha fatto la revisione. Quanto è durata l'operazione? Tutta la notte scorsa e di oggi l'agenzia.
E così si rivede, ci sono quelle, vi potrei leggere quella del 20 aprile, quella del 15 aprile, quella del 31 marzo e avanti così. Attenzione, in blitz appunto che arrivano a impiegare 60 unità tra polizia municipale con il supporto poi di polizia e carabinieri e che vengono utilizzati spesso, potete trovare i video in rete in cui partecipa lo stesso sindaco e si fa filmare che con la propria moto segue queste attività. Noi siamo stati i primi qui a Roma a chiedere di avere i dati, i risultati di questa attività e non solo avere i risultati delle sanzioni, avere i risultati di quante sono pagate, avere i risultati di quanti soldi vengono spesi, avere i risultati di quanti soldi vengono sottratti ad altri tipi di attività che potrebbe fare il comune. Lo abbiamo dovuto fare non avendo consiglieri comunali, attivando strumenti di partecipazione, quindi attraverso la forma, l'istituto della interrogazione popolare, raccogliendo le firme per strada, e questa è stata anche l'occasione di parlare di questo tema con i cittadini, cosa che raramente si riesce a fare o si trova il modo di fare al di là di occasioni come questa. La risposta era quella, erano i dati che citava anche l'esponente del SILP, cioè Alemanno l'estate scorsa ci ha parlato di queste in totale 21.000 sanzioni fatte tra il settembre 2008, l'entrata in vigore dell'ordinanza, e il gennaio 2011. L'ordinanza nel frattempo è stata prorogata 4 volte, quindi sarà in vigore fino a gennaio 2013. Queste 21.000 sanzioni, 18.600 a lavoratrici del sesso e 1.700 a clienti, non sono tutte quelle che sono state fatte, perché arrivano fino a gennaio 2011. Ci vanno poi sommate un'altra cifra che siamo riusciti a conoscere, che è da agosto 2011 a marzo 2012, sono altre 4.500. Ci manca un periodo, se noi lo stimiamo in base a questi numeri, arriviamo dall'inizio dell'amministrazione Alemanno a oltre 30.000 sanzioni. Quindi voi vi rendete conto che tipo di mole di lavoro per la macchina amministrativa, burocratica, per l'ufficio contravvenzioni, una cosa davvero folle. Per quanto riguarda poi l'aspetto che diciamo su cui noi dobbiamo intervenire, cioè l'aspetto politico, la cosa è grave, perché nel reiterare l'ultima ordinanza, siccome c'è stata la pronuncia della Corte Costituzionale lo scorso anno che ha diciamo ristretto un po' la discrezionalità di utilizzo di questo strumento dell'ordinanza sindacale, che cosa hanno dovuto inventare? Hanno dovuto inventare che c'è un momento prima della proroga dell'ordinanza in cui il Comando Generale della Polizia Municipale fa un'istruttoria sulla base della quale viene motivata la proroga. L'istruttoria che cosa dice? In un giuridichese che diciamo deve aver tenuto impegnata l'avvocatura del Comune a lungo, perché no? Dice sì, il fenomeno è stato contrastato dall'ordinanza con gli interventi fatti sulla base dell'ordinanza, non abbastanza da risolvere il fenomeno, ma non possiamo adesso far cadere l'ordinanza così, e quindi va reiterata. Quindi sostanzialmente loro delineano uno scenario in cui noi saremo in maniera permanente e infinita sotto questa ordinanza, depotenziando nel frattempo tutti quei tipi di intervento, ad esempio quelli fatti con le unità di strada, che non solo sono depotenziati finanziariamente, ma sono danneggiati enormemente, e questo lo dicono tutti gli operatori, perché gli effetti di questa ordinanza quali sono stati? La spinta verso il sommerso, chiaramente, e verso la prostituzione in interno, quindi con una maggiore possibilità di subire violenza e violazioni ulteriori di diritti. Un aumento del turnover, quindi con numerosi arrivi di giovani, giovanissime, in particolare rumene, nigeriane e moldave, con livello di istruzione più bassi e capacità di autodeterminazione minimi, e quindi c'è ancora un maggiore controllo da parte degli sfruttatori, e lo spostamento poi in zone limitrofe. Chiaramente l'ordinanza ha
è vigente nel territorio del Comune di Roma, e quindi c'è stato lo spostamento appena oltre il grande raccordo anulare o nelle zone appena fuori dal territorio del Comune, evidentemente. Cosa afferma ancora oggi l'amministrazione Alemanno? Dice, rispetto a questi dati che noi gli abbiamo contestato, che non vanno letti solo come mero fenomeno quantitativo di pratiche amministrative, ma vanno inquadrati anche per la loro forza di impatto positiva sul territorio e sulla capacità preventiva di dissuasione. Cioè, cosa che assolutamente non c'è, è assolutamente falsa. La capacità di dissuasione che inizialmente c'è stata 4 anni fa, ormai ha dei tempi brevissimi, ormai ha i tempi che uno impiega a nascondersi dietro a un cespuglio o dietro a una cabina e uscire fuori quando è, con tutto poi quello che comporta anche da un punto di vista dell'impatto psicologico, che evidentemente le forze dell'ordine sono percepite come quelle che ti inseguono, perché questo poi di fatto avviene nell'attuazione di queste ordinanze. Ci sono dei veri e propri inseguimenti che vengono fatti, quindi anche con persone che si fanno male, che poi devono ricorrere alle cure ospedaliere. Io su questo è tutto, non entro nel testo dell'ordinanza, anche se forse qualcosa forse vale la pena che in un convegno come questo ci sia, tanto perché resti magari agli atti anche dell'assurdità del momento da un punto di vista anche giuridico che noi stiamo vivendo su questo punto, perché l'ignoranza di cui vi parlavo prima non è solo non avere, non sentire il dovere come istituzione locale di avviare quel tipo di attività di monitoraggio, ma è anche avere proprio l'ignoranza proprio giuridica di quella che è la nostra storia. Allora, questa è l'ordinanza. In premessa, i motivi per cui si emana questo provvedimento sono atteggiamenti indecorosi e indecenti, tali da offendere la pubblica sensibilità, situazioni igieniche pericolose per la salute pubblica, atteso che l'attività di meretricio produce gravi situazioni di turbativa alla sicurezza stradale, l'abbigliamento indecoroso e indecente è motivo di distrazione per gli utenti della strada e causa di frequenti incidenti stradali. Tutto ciò premesso, si fa divieto a chiunque di contattare soggetti dediti alla prostituzione, ovvero concordare con gli stessi prestazioni sessuali. È fatto inoltre divieto di assumere atteggiamenti, modalità, comportamenti, ovvero indossare abbigliamenti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio. Ora, il divieto che viene espresso qui non interviene in alcun modo, non solo per migliorare, per riconoscere, per tutelare i diritti, ed è quello il motivo per cui noi ci stiamo vedendo qui, ma non interviene nemmeno sui motivi che diceva in premessa, perché è sotto gli occhi di tutti come a distanza di 4 anni, ormai, ripeto e chiudo, l'unico motivo per cui è stato emanato questo provvedimento e per cui è stata avviata questa politica è quella di costituire una ragione d'essere politica e riconoscibile all'amministrazione della capitale d'Italia. Continuo a pensare che cose, perché veramente ci sono dati straordinari da prendere in considerazione. Non so come mai il giornalismo nazionale sia così disattento su queste vicende, non sono le uniche. Allora, come avete visto, ho lasciato un po' spazio maggiore ai due relatori perché c'erano molte questioni secondo me da affrontare. Giulietti Vellini, che ci viene a parlare della capitale morale d'Italia, cioè di Milano, e di che cosa stanno tentando i milanesi e le milanesi di mettere in piedi come iniziative rispetto a quella situazione. Poi incomincia l'ultima sessione nostra, quella della chiusura, che è fatta di testimonianze. Quindi già chiedo a Giulia di tenersi contenuta nel tempo. No, sarò assolutamente breve. Grazie. Anche perché l'intervento precedente e gli interventi anche di stamattina hanno sviscerato molto di quelle che è la realtà delle città. Io sono radicale, sono iscritta a certi diritti e in questo particolare momento sono tra le promotrici di un pacchetto di delibere che siamo
tentando di portare avanti a Milano. Una di queste, di cui appunto io in particolare mi sto occupando, è volta a cercare degli spazi urbani di regolamentazione dell'attività di prostituzione che escano dalla visione, dall'ottica proibizionista dell'ordinanza appunto anti, che sembra ormai essere presente in tutte le realtà, perlomeno delle più grandi città, quelle antitutto, no? Anti-alcol, anti-prostituzione è quella sicuramente più gettonata in noi, e quindi uscire appunto, dicevo, da questa ottica e cercare con gli spazi di intervento locali di vedere cosa si può fare. Innanzitutto io volevo un attimo come premessa dire questo, cioè io credo che in un quadro di grigiume legislativo che è stato stamattina ben definito nei suoi tratti, in un'assenza in questi anni spaventosa e permanente di qualsiasi tipo di volontà politica di delegittimare interventi di criminalizzazione, e dall'altra parte quindi anche e conseguentemente l'assenza di politiche che affrontino il tema, il fenomeno, l'attività professionale, comunque vogliamo chiamarla, in modo serio nella sua complessità, come in 5 ore io credo si sia riuscito a fare in questo che è uno dei pochi spazi dove è possibile affrontare il tema. Ecco, in questo quadro purtroppo sono state le realtà locali a vedere politiche concrete di intervento, e dico purtroppo perché chiaramente l'ottica che abbiamo visto è stata quella di affrontarle in maniera totalmente fallimentare, cioè un'ottica di proibizioni che però può essere anche la chiave, quella della città, del quadro urbano, dove in fondo è, ripeto, l'unico forse e il primo punto di partenza per affrontare questa questione, perché è dove è il tessuto urbano, dove la realtà delle e dei sex workers prende corpo. Ecco, credo che in prospettiva, in futuro, può diventare terreno di proposta, può diventare terreno, il primo terreno di dibattito e il primo appunto terreno di abbandono di quella politica e di quell'assenteismo a livello nazionale sulla legislazione in materia di prostituzione. Si è detto dal 2008 sono partite queste ordinanze, si è analizzata la situazione romana, tuttavia sindaci di centrodestra e di centrosinistra di tutta Italia hanno avuto come punto centrale della loro ordinanza proprio le prostituzioni, proprio la prostituzione. C'è stato appunto, è stato ricordato, una ricerca dell'ANCI tra il 2008 e il 2009, per cui su circa 600 ordinanze su tutto il territorio italiano, la maggior parte riguardava la prostituzione, nonostante il fatto, a detta della stessa ricerca e degli stessi sindaci, che il fenomeno della prostituzione costituisse in realtà quello di minor allarme sociale. Quindi un fenomeno affrontato come allarme sociale in maniera peraltro sbagliata. Una situazione veramente paradossale, io credo purtroppo del tutto italiana, perché se noi apriamo un attimo anche lo sguardo all'Europa, siamo anche su questo, e non a caso siamo sul terreno dei diritti, anni e anni luce indietro, quindi urge sicuramente pensare a degli approcci differenti, innanzitutto che partano, secondo me, dall'analisi fallimentare di queste politiche. A Milano, ad esempio, sempre dal 2008 al 2010 come periodo temporale sono venuti fuori una serie di dossier di comitati cittadini di tutta la città di Milano che hanno denunciato i cittadini stessi il fallimento delle ordinanze, che avevano semplicemente tolto attività di prostituzione dai grandi viali
per confinarli nei viali più sperduti, chiaramente con la conseguenza che se nei grandi viali, nonostante non fosse proprio un'ottica, l'ottica migliore di affrontare il problema, ma se nei grandi viali bene o male poteva esserci una tutela per tutti, cioè per i sex workers e per i cittadini, perché bene o male la gente passa, il traffico c'è, in qualche modo è un'attività che veniva svolta alla luce del sole, chiaramente spostandone l'attività invece al buio, il fenomeno non poteva che prendere delle pieghe di allarme. Quindi tutti questi dati, io credo che innanzitutto, proprio in chiave propositiva, sia importante renderli centro di dibattito nazionale, ma ancor prima, ripeto, urbano, ancor prima cittadino, perché in Italia purtroppo la mentalità del peccato uguale reato permea ancora nel nostro paese, e la città può essere appunto sulla base di dati e di prove di quelli che sono stati i fallimenti in materia, può essere il punto di partenza per avviare un dibattito invece propositivo, cioè che cos'altro, l'alternativa a tutto questo che non ha funzionato e che non deve andare avanti proprio in virtù dei costi, innanzitutto a livello e in termini di diritti, ma anche in termini economici. Si diceva prima, per fare determinati interventi chiaramente servono fondi. È vero, servono fondi, fondi che però abbiamo visto, come ci ricordava Riccardo Maggi, sono stati utilizzati e in maniera ingente in tutti questi anni, iniziamo a utilizzarli allora in altro modo, dico io. Cioè che non si dica per questo tipo di politica non abbiamo fondi, perché sino ad oggi comunque in tema di prostituzione soldi ne sono stati spesi e sono stati spesi male, quindi utilizziamoli in altro modo. Parlando di quello che si può fare concretamente, certo è difficile, la realtà è molto più complessa di quella addirittura che io avevo in mente stamattina venendo qua, ascoltando tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Però io sono anche convinta che, in maniera forse un po' semplicista, ma la separazione tra il mercato, diciamo, coatto, fatto di violenza, fatto di tratta, che è ingente e questo lo sappiamo, e invece un mercato il mercato di un'attività, dello svolgimento di un lavoro, non possa che passare tramite la regolamentazione o, come dice il titolo della stessa conferenza, se vogliamo chiamarla legalizzazione, nel senso della previsione almeno di norme certe, di norme che non criminalizzino chi decide di svolgere un'attività come un'altra, che sia o meno quella più antica del mondo, ma comunque un'attività che è parificabile a qualsiasi altra, e che si apra una minima a quelli che sono gli scenari che da anni l'Europa ci presenta. In Germania è stata richiamata la legge del 2002, che parifica appunto l'attività di prostituzione ad un'attività professionale, a qualsiasi altro lavoro, con le conseguenze, cioè con le conseguenze in termini innanzitutto di diritti assistenziali, sanitari, medici, condizione e posizione giuridica, e in termini di doveri, e qui si apre anche lo scenario sulla tassazione dell'attività in quanto tale. E più in particolare, io penso anche all'esempio di Zurigo, quindi parlando della realtà, proprio di una realtà cittadina, mi viene in mente Zurigo, che giusto qualche tempo fa, neanche un mese fa, ha visto i suoi cittadini votare un referendum popolare per istituire all'interno della città delle zone che affiancassero appunto l'attività di prostituzione di strada, quindi dei box, insomma tutta una serie di situazioni logistiche volte a garantire maggiore sicurezza alla prostituzione di strada. I cittadini di Zurigo hanno detto: noi vogliamo che la prostituzione di strada, che è legale, sia accompagnata da una serie di tutele che garantiscono tutti, chi lavora e chi vive
nelle strade stesse. Beh, questi modelli sono un po', io credo, quelli da cui noi dobbiamo partire in ottica propositiva. Quello che noi a Milano stiamo tentando di proporre è una delibera di iniziativa popolare che è volta chiaramente in primo luogo, secondo me mi preme sottolinearlo, far parlare di tutto questo alla città di Milano e parlare del fenomeno in maniera approfondita e seria come oggi siamo riusciti a fare. È una delibera che chiaramente è limitata dal fatto di dover necessariamente entrare in quelli che sono i pochi poteri in mano ai sindaci, che però ci sono. Il sindaco ha la possibilità di organizzare, ad esempio, gli orari degli esercizi commerciali, ove viene svolta attività di prostituzione, e le modalità. E le modalità quindi che passino tramite una stretta collaborazione da una parte con quei servizi di polizia assistenziali che le unità di strada che si occupano e che si sono occupate in tutti questi anni, che hanno la competenza quindi per poter affrontare il problema, cosa che le ordinanze ad esempio non hanno mai tenuto in considerazione. E dall'altra quindi inizi un'opera di monitoraggio volta alla, innanzitutto, come dicevo, alla garanzia dei diritti dei sex workers, ma che in questo modo io credo anche veramente riesca a uscire da quell'ottica del elettoralista, del proibisco perché così garantisco ai miei cittadini una maggior sicurezza, cosa che poi appunto non avviene mai. E il testo sarà sicuramente poi reperibile sul sito, anche a margine di questa conferenza. Quello che io, proprio per concludere, ritengo veramente essere poi il punto essenziale, quello per cui noi dobbiamo far capire, riuscire a far capire che disciplinare e prevedere regole certe su un'attività qual è quella della prostituzione è meglio e conviene proprio in termini di diritto economici, sotto qualsiasi fronte conviene rispetto a proibire, anche perché, ricordiamocelo, noi oggi appunto tendiamo come paese a a dire beh, è qualcosa di cui non si può parlare, è qualcosa un po' di peccaminoso, e quindi in maniera molto molto sottile rischiamo di far diventare il peccato qualcosa molto simile a un reato, quindi confondere i vari piani, e questo credo che non può, non deve assolutamente accadere in un paese laico, e le attività di promozione, di regolamentazione a partire dalla città sono sicuramente la risposta, almeno una, l'unica forse, risposta veramente efficace. Una parte di testimonianze e poi per andare verso la conclusione. Sì, io intanto, siccome c'è il segretario di Italia Italiana Mario Staderini, se vuole fare un saluto, così poi passiamo all'altra sessione. Grazie Sergio e grazie a voi per aver organizzato questa giornata, che credo che rappresenti un valore aggiunto non solo per quelle che sono le aree che ruotano intorno agli organizzatori e promotori, ma credo un valore aggiunto anche per l'esterno, quando sarà possibile poi, soprattutto grazie alla verticale, far circolare i dati, le informazioni che sono uscite fuori. E questo è il punto nodale. Io, nel salutare appunto i vostri lavori, vorrei sottolineare l'importanza che oggi su questo tema, come su altri temi, ha la possibilità che gli italiani possano confrontare soluzioni diverse. Io credo che nessuno di voi si sia mai
possa ricordare gli ultimi 15-20 anni di trasmissioni, che peraltro sono sempre gli stessi, così come i leader politici sono sempre gli stessi da 30 anni, anche i conduttori delle trasmissioni, da Vespa a Santoro, agli altri, sempre gli stessi sono, e questo forse spiega anche perché l'Italia è ridotta in questo modo. Però ripeto, nessuno di voi si potrà ricordare negli ultimi 20-30 anni una trasmissione alla RAI o a Mediaset o da altri in cui si discutesse di questo tema, si discutesse cioè in quale modo affrontare il fenomeno prostituzione e quali sono le varie soluzioni. Nei vostri documenti che avete messo nella cartellina ci sono 3-4 modelli differenti, applicati peraltro e realizzati in diverse parti del mondo, con dei pro e dei contro. Basterebbe semplicemente porre gli italiani di fronte a questi, diciamo, al confronto di questi modelli, e siamo sicuri che poi, parlandone nei bar, parlandone in famiglia, parlandone a tavola, questa conoscenza produrrebbe un'urgenza per la politica, quella di disciplinare in maniera diversa da quella che ormai una legge di 50 anni e passa fa. Quindi credo che questo debba essere ancora l'obiettivo che ci si deve porre, insieme a certi diritti come Radicali Italiani abbiamo negli ultimi 6 mesi portato avanti una campagna che si chiama Informerai, con la quale appunto anche sul tema della prostituzione chiedevamo ai cittadini di denunciare loro, l'abbiamo sempre fatto noi radicali, è stato anche a un certo punto un limite, questo a essere stati sempre noi a rivendicare i diritti dei cittadini in termini di libertà di informazione e di conoscenza. Sono state superate ormai un paio di migliaia le denunce fatte all'autorità per le comunicazioni affinché obblighi la RAI a fare il suo servizio pubblico. Nelle prossime settimane, non appena il centro d'ascolto dell'informazione, Gianni Bennett, riuscirà a darci dei dati aggiornati su quanto i temi, ciascun tema, sono stati trattati nelle diverse trasmissioni della RAI, potremo credo fare un proseguo. E quindi l'appuntamento che vi do anche come Radicali Italiani non solo è l'appoggio e il sostegno in qualsiasi di queste iniziative, come già a livello locale sta accadendo, ma soprattutto per cercare di fare anche di questo tema avere l'obiettivo che ci sia la conoscenza, il dibattito, a quel punto il confronto e il confronto tra soluzioni. Io vi ringrazio a tutti e credo che il proseguo di questi lavori sarà interessante, anche perché mi sembra ci sia dei casi proprio direttamente di vita vissuta e quindi possono dare una testimonianza. Grazie a tutti, buon lavoro. Cerco di essere breve perché è stato detto già molto. Allora, c'è un aspetto, io queste settimane, in questi giorni, mentre organizzavamo questo convegno, mi sono andato un po' a scartabellare internet, a leggere un po' di testi, a leggere un po' le proposte, laddove si parla di legalizzazione, laddove si parla di azioni anche che hanno magari anche l'obiettivo di aprirsi finalmente ad una tematica che in questo paese clericale, pochi l'hanno detto, ma grazie al fatto che questo è un paese clericale partitocratico, che si ispira anche a dei concetti molto clerico-fascisti, soprattutto in questa città, impedisce un pragmatismo nella politica, una razionalizzazione, si preferisce lo status quo, tutto va Madama la Marchesa, tutto va allo sfascio Madama la Marchesa, poi abbiamo tanto dei governi di emergenza tecnici che ci salvano e che ci fanno vivere situazioni di sopravvivenza dal punto di vista economico, sociale, eccetera. Questo è un paese che ha cancellato totalmente la parola diritti civili, la parola diritti umani. Basta fare un giro, come mi capita spesso di accompagnare i deputati e i parlamentari radicali nelle carceri a Rebibbia recentemente, oppure nei CIE, per vedere anche come per esempio le persone che si prostituiscono, clandestine immigrate, vengono trattate e come vengono segregate in alcune aree insieme ad altre che gli fanno violenza a uomini, nell'indifferenza totale, persino pensate un po' persone della Croce Rossa che in parte dovrebbe assistere e denunciare queste cose, ma la sua fazione e lo status quo impedisce addirittura il fare emergere queste cose proprio da coloro che dovrebbero denunciare questa continua violazione dei diritti umani. Sono stati 2 o 3 volte anche a Rebibbia nel reparto delle persone transessuali e anche nel reparto femminile
dove ci sono anche alcune prostitute, anche con bambini, con minori, pensate, questo il paese della civiltà che tiene ancora nel carcere le mamme con i loro bambini di 6 mesi, di un anno, così come anche prostitute che ci raccontavano che l'unica loro colpa era quella appunto di essere state sorprese dentro una macchina o dietro un cespuglio nella periferia di Roma a fare atti oscene in un luogo pubblico, e siccome era successo 2, 3, 4 volte stavano dentro il carcere. Questo è l'ordinaria amministrazione che i radicali conoscono bene e cercano di denunciare, ed è anche il motivo per cui il 25 aprile faremo questa marcia per cercare di accendere un faro laddove nessuno appunto, ha il coraggio, ha la voglia, ha la determinazione di fare un piccolo salto di politica creativa e di dire che rispetto a questa continua violazione è ora di smetterla, di rimanere indifferenti e di combattere questo status quo che veramente mette sotto i piedi la dignità della persona umana. E, tornando un attimo indietro, quindi scusate, ma questa del 25 aprile, visto che poi mancano 3 giorni, poi anzi se tutti voi volete anche venire ci daremo appuntamento il 25 aprile mattina davanti al carcere di Regina Coeli, ma tutto questo l'ho detto perché tutto questo non è altro che il frutto della politica proibizionista. Della politica proibizionista, ovviamente non riguarda solo la prostituzione ma riguarda anche il tema della droga, della politica ipocrita della casta politica partitocratica che nell'insieme, nella commistione di privilegi della partitocrazia con la casta vaticana produce nel nostro paese tutti questi effetti deleteri sul piano sociale, economico, culturale e su tutti i vari strati, insomma, le varie stratificazioni della società. E questo non è che appunto quello che affrontiamo oggi, quello che diciamo oggi, non è che uno dei tanti temi. Nel giro che facevo su Google, sui media, nei vari pezzi di giornale che ho messo da parte in queste settimane, in questi mesi per cercare di portare un po' di dati, in realtà cose nuove non è che ne ho trovate tante, quindi era inutile fare ritagli di stampa. Riccardo ha ricordato quello che solo stamattina ha letto su alcune agenzie di stampa che si leggono tutti i giorni a Roma, dove avvengono questi fatti nell'indifferenza totale, dove si decine di centinaia di persone delle forze dell'ordine sono destinate a reprimere un fenomeno e domani lo saranno ancora e dopodomani ancora, e continuerà a reiterarsi sempre questa azione del tutto inutile, folle, idiota, che non produce assolutamente nulla, perché quello che produce è che uno va nel consolare di Roma e vede che le prostitute continuano a esserci, ci sono, e non è certo con questo tipo di lotta, di propaganda e di demagogia che si combatte appunto un fenomeno con questa chiave repressiva e folle. E dicevo che nelle varie esplorazioni a un certo punto quello che mi ha molto colpito è che gli unici dati, qui stamattina ero fuori sentita dal fatto che venivano illustrati dei dati che non corrispondevano molto alla realtà, e ha perfettamente ragione, perché gli unici dati per esempio sulla prostituzione che si trovano e sono anche datati, questi dati sono 3, 4, 6 anni fa, poi con citazioni di fonti che a loro volta rimangono a citazioni di fonti, e quindi con un gatto che si morde la coda, si parla del fenomeno della prostituzione che coinvolge 9 milioni di italiani su 60 milioni di abitanti, quindi siamo a più del 10%. Ma questi dati con quali criteri scientifici, con quali studi scientifici il paese Italia, lo Stato, il governo, le amministrazioni locali, magari anche solo ONG o strutture che magari hanno progetti, finanziamenti, hanno mai fatto studi per capire effettivamente questi 9 milioni che cosa sono e come vanno nella penetrazione dello studio e dell'analisi sulla domanda, sull'offerta, su tutti i fenomeni correlati relativi anche al fenomeno del proibizionismo e a tutte le politiche deleterie o ai fenomeni deleteri che avvengono grazie a queste politiche di proibizionismo, per esempio sulle violenze che vengono grazie a questo proibizionismo estremo al Comune di Roma, laddove la prostituzione si periferizza sempre di più, si clandestinizza sempre di più con violenze continue ai danni di prostitute e di transessuali che non stanno più dove ci sono i palazzi, le abitazioni, ma vanno in posti nascosti dove non c'è l'illuminazione, dove vengono rapinate, vengono violentate, vengono
fatte oggetto di ogni tipo di violenza, senza che nessuna di loro, oltre magari a essere vittima della tratta, in alcuni casi o in molti casi, vada neanche più a fare la denuncia. Quindi neanche il Ministero degli Interni non ha neanche più i dati di queste violenze, perché nella città di Roma queste violenze sono sparite, non perché la lotta alla prostituzione funziona, ma semplicemente perché la prostituta che subisce violenza e rapina e stupro, attenzione, anche lo stupro, non va neanche a denunciarlo, perché se lo va a denunciare cosa le succede? Le succede, le magari non avviene, però avviene il fatto che viene al timore di essere sanzionata con 500 euro. Sei mesi dopo l'ordinanza di Alemanno, la prima ordinanza, quella se non ricordo male del settembre 2007, è successo un fatto incredibile per cui, grazie ad una prostituta molto coraggiosa, e io ho anche cercato, ma era evidentemente impossibile trovarla, 5 agenti della polizia, non mi ricordo se provinciale o municipale, si sono avvicinati a questo gruppo di 2 o 3 prostitute e per alcuni giorni le hanno fatto oggetto di violenza e di stupro, semplicemente ricattandole dicendo: adesso voi dovete dare il vostro corpo gratuitamente, altrimenti noi veniamo qui e grazie alla delibera vi facciamo le multe. Questo è. Poi, grazie al coraggio di questa prostituta, sono riusciti, ovviamente non vittima della tratta, cioè non persona che a sua volta era controllata, perché figuratevi se gli aguzzini poi permettono a questa prostituta di andare a fare la denuncia. Questo spirito libero, questa donna coraggiosa, ha denunciato questa cosa, ha trovato delle persone, delle forze dell'ordine, non so chi, che hanno fatto delle indagini e hanno scoperto che 5 delle forze dell'ordine facevano questa cosa. Ora, quante sono le donne che possono avere questo coraggio e questa determinazione nell'andare a denunciare una violenza di questo tipo tra le migliaia e migliaia che ci sono nella città di Roma? Io ho una domanda che giro, perché a volte io me la faccio sempre lo sbocciato come stesso. Ed è una domanda dove, più che farmela io, forse se la dovrebbero fare le autorità, loro signori, i cardinali che oggi facevano un brindisi qui nella terrazza di fronte a noi, c'erano cardinali, preti, monsignori che nella miseria del periodo post-pasquale festeggiavano in questa terrazza con dello champagne e con dei pasticcini. Oppure la nuova politica che si rinnova, i partiti delle nazioni, i partiti puliti, l'ABC, il BCC, il CCC, CCD, tutto quello che è, avessero la forza e la capacità di spendere magari un centesimo, un euro di quei miliardi di finanziamenti che si sono beccati abusivamente in questi ultimi decenni per fare uno studio, per mettersi a lavorare, proprio per aprire finalmente con un centro studi, come magari si fa all'estero, dove un partito finalmente si fa promotore di fare uno studio e un'analisi su quello che avviene in questa città, in questo paese, anche solo in questa città, nel proprio quartiere. Provate a immaginare, noi di certi diritti, con la miseria di bilancio, con i pochissimi iscritti e i pochi contributi che abbiamo cercato insieme al Comitato per i diritti civili delle prostitute, la CGL, di fare questa giornata proprio per cercare di accendere dei fari dove penso che voi non avete mai sentito le cose che per esempio sono state dette qui oggi. Io per esempio molte cose, pur essendo attento, pur cercando di stare attento anche ad alcuni aspetti, ho imparato tantissime cose su cui non avevo neanche mai, magari neanche riflettuto, ma provate a immaginare quali potrebbero essere le nostre capacità se avessimo risorse, se potessimo destinare magari qualche centinaio di migliaia di euro a fare degli studi, per esempio su quello che avviene, non so, in 3 consolari della città di Roma, da questo punto di vista. E tutto questo è negato. Tutto questo è negato e ovviamente non c'è un'agenzia di stampa che magari oggi avrà fatto un lancio su quello che diceva Donadello, quello che diceva Pia un momento prima della pausa pranzo, però sicuramente avremo 3 lanci di agenzia sulla retata fatta al Tufello piuttosto che al Tiburtino Terzo, con appunto 30 macchine dei vigili urbani, della polizia, dei carabinieri, eccetera, per una cosa che domani si ripeterà senza alcun esito positivo rispetto appunto all'obiettivo che magari in buona fede loro hanno pure nel loro intento di persecutorio, di ordine, di pulizia e così via. Quindi un altro aspetto che insieme ai 9 milioni, cioè il fenomeno dei 9 milioni,
l'aspetto economico, cioè si parla di una cifra di 4-5 miliardi, anche qui poi le fonti che si richiamano a delle fonti che a loro volta vanno delle fonti sempre, e gira sempre la stessa cosa, dove si parla di un 4-5 miliardi di euro di mercato clandestino. Quindi provate a immaginare, a parte i 4-5 miliardi legali che il Vaticano si cucca come finanziamenti o come privilegi dallo Stato italiano, e questo è un dato di fatto di cui nessuno parla, ma sarebbe bene che questi signori, qualcuno aprisse un po' le luci anche su questa valanga, cascata di miliardi di denari che questi signori hanno per gettare fango e alimentare l'ipocrisia nel nostro paese. Ma quando io dico 4-5 miliardi sul fenomeno della prostituzione, in qualche modo, perché qui magari le cifre sono più o meno modulate, di meno, di più, dipende poi da chi le dice, chi le fa, ma provate a immaginare cosa vuol dire immettere nel mercato in un anno questa cifra di un mercato di legalità, non di un mercato di regolamentazione, ed è, se volete, lo stesso parallelismo che noi abbiamo fatto quando cerchiamo di fare questa analisi sul proibizionismo sulla droga, cioè una valigetta piena di cocaina allo stato puro varrebbe magari 100 euro, grazie al proibizionismo della droga quella valigetta di cocaina vale 500 milioni o 100 milioni o un milione, adesso non lo so, proprio perché c'è nel proibizionismo. Se fosse messa nell'antiproibizionismo, nella legalizzazione, nella regolamentazione, nella vendita controllata, probabilmente varrebbe 100 euro, perché la morfina non è che costa 100 milioni a valigetta o un milione di euro a valigetta. Quindi questo lo dico giusto per dare l'idea che forse dovremmo avere il coraggio di essere un po' più forti e di essere un po' più determinati nell'avere anche la capacità di offrire questi dati, e per spiegare il motivo per cui noi oggi, il nostro obiettivo era proprio quello di dare la parola a coloro che si trovano sempre, sempre, sempre azzittite nello stigma generale, odiate, che vivono nel pregiudizio, che non hanno neanche la possibilità, ogni volta che per esempio esce l'idea di qualche eroe della politica nostrana, di fare una proposta di legge, adesso riapriamo i bordelli. Se pensate, io ho sentito 3 anni fa uno della destra, che non so dove, diceva che dobbiamo riaprire i bordelli non perché dobbiamo legalizzare, regolamentare, riconoscere i diritti alle prostitute, ma perché siccome ci sono troppi omosessuali nella società, gli omosessuali ci sarebbero, secondo questa illuminata teoria, proprio perché i bordelli sono stati chiusi. Infatti negli anni 30 e 40, quando i bordelli erano aperti, i ragazzini nell'adolescenza potevano allenarsi con le prostitute un po' meglio e non diventavano omosessuali. Questa era la teoria di questa persona che sosteneva in un convegno, in un congresso, il motivo per cui dovevano aprire i bordelli. Evidentemente non è questo l'approccio, non è questo che ci interessa. Recentemente noi Sud e la destra hanno fatto proposte che non so se sono ispirate a questi concetti, ma più o meno immagino che magari conoscendo un po' anche le provenienze, le grandi doti politiche di questi signori, non credo che ci siano da altre ispirazioni politiche che hanno fatto fare questa proposta loro. Noi abbiamo un approccio totalmente diverso ed è il motivo per cui, per esempio, al Senato Donatella Poretti, quando ha depositato il disegno di legge sulla proposta di legalizzazione della prostituzione, abbiamo subito chiamato Pia Cobre e abbiamo fatto insieme una conferenza stampa al Senato, ed è l'altra ragione, è che, per esempio, noi alla Camera, dove non abbiamo ancora depositato una proposta, è nostra intenzione depositarla al più presto proprio sul modello della proposta della Nuova Zelanda, e abbiamo subito detto via, guarda però che il testo introduttivo della proposta di legge lo devi scrivere tu, non è che lo dobbiamo scrivere noi, perché ha anche un significato importantissimo, che dentro un'istituzione finalmente, anziché parlare delle prostitute, delle transessuali che partono sotto i palazzi, dei casini, della polizia che li arresta, delle caserme piene, delle questure piene, delle carceri piene, dei CIE piene, magari diamo una volta la parola a loro, cioè anche solo dare delle idee, dei pareri, delle consulenze a questi signori che pensano di saperla tanto lunga, e poi si scopre che loro sia prostitute ci vanno, ma di notte tirando cocaina, come è successo al deputato dell'Udc neanche proprio tanto tempo fa,
e la cosa si è zittita quasi subito. E Dio è venuto tra l'altro, quindi pure scicca la situazione. Quindi ho fatto tutta questa premessa per dire semplicemente che quando abbiamo immaginato questa sessione, questa è una sessione che ha l'intento appunto di dare la parola perlomeno alle persone che si trovano protagoniste, che sono loro in questa situazione, e penso che tutto ciò che possono dire e dirci, così come Pia ha fatto in queste settimane con noi, non sia altro per noi che un insegnamento e anche e soprattutto capire quali possono essere le azioni che possiamo fare subito dopo anche la conclusione di questo convegno. Io vi ricordo una cosa, noi potremmo andare avanti se avremo anche lo vostro aiuto, io lo sottolineo sempre, lo dico sempre, non siamo due gatti come noi che possono riuscire a cambiare le cose, però la goccia che cade sempre sulla roccia qualcosa potrebbe modificarla, quindi cerchiamo di essere ottimisti in una situazione così desolata, così disperata, soprattutto di questa capitale, di questo paese, magari qualche cosa magari riusciremo anche a smuoverla. Fatta questa piccola premessa, io darei la parola ad Antonia Monopoli, rappresentante dei collettivi attivisti, Antonia Monopoli, peer educator di Ala Milano Onlus, che ci ha onorato qui della sua presenza. Salve, grazie per l'invito. Io volevo precisare una cosa. Quando Jacobre mi ha chiamato per coinvolgermi oggi qui, eravamo un po' in dubbio sulla mia dicitura, sulla mia presentazione, perché io ho una sovrapposizione di ruoli e ho pensato appunto oggi a rappresentarmi come peer educator, perché peer educator per me, o educatrice pari, per me rappresenta o rientra in un percorso di emancipazione. Peer educator sta in quanto trans, in quanto ex prostituta. Io ho iniziato a lavorare in strada nel 94-95. Io sono pugliese, provengo dal sud, e quindi quando ho cominciato io in quegli anni pensavo che fosse l'unica possibilità per le persone transessuali, quindi la strada. Poi dopo 10 anni, nel 2005, sono uscita definitivamente dalla prostituzione, però sicuramente questi anni ha pesato moltissimo, perché le persone transessuali si parla molto di prostituzione donne o minori, ma se ne parla poco e male di prostituzione transessuale, anche perché diciamo che è la parte più problematica e quindi a volte capita che non se ne parla proprio oppure si mette un po' ai margini. Nel 2005 ho, grazie ad Ala Milano Onlus, Ala nasce come Lotta Lights e ha lavorato per anni su vari progetti, tra cui anche la prostituzione. A Milano si può dire che è l'unica organizzazione che si occupa di prostituzione transessuale, perché la maggior parte delle unità di strada o organizzazioni che ci sono a Milano se ne occupano poco e anche male, anche là dipende anche dalla mission. Noi siamo un'organizzazione anche laica, quindi cerchiamo di supportare o salvaguardare la salute fisica e psicologica delle persone transessuali, sia in casa che in appartamento. Oggi, grazie a questa organizzazione e anche questa formazione che feci come peer educator nel 2005, ho questo ruolo e lavoro in un progetto che si occupa di prostituzione con un target maschile, femminile e transessuale. Io all'interno del progetto mi occupo di prostituzione transessuale, nello specifico in appartamento. Purtroppo le ordinanze comunali di Milano, fino a poco tempo fa che c'erano, la prostituzione transessuale è trasferita in appartamento ed è molto difficile intercettarle e agganciarle ai servizi, proprio perché appunto si emarginano molto di più o si isolano e quindi cercano di stare il più possibile in appartamento. Dei punti, però che sono tanti, comunque, scusate l'emozione. Vorrei parlare appunto un po' dei fermi di polizia.
Io mi ricordo la mia esperienza nel, più o meno nel, io sono uscita definitivamente nel 2005, però dalla prostituzione, però ho iniziato già nel 2002 a fare un reinserimento lavorativo. E mi ricordo che negli ultimi anni, nello specifico negli ultimi, nel 2002, mi ricordo che in un anno, perché ci sono state delle retate, per retate ci sono quando vogliono, quando c'è la campagna politica, e quindi quando c'è la campagna politica vogliono debellare la distribuzione delle strade, vogliono tenere le strade pulite, e quindi mi ricordo che all'epoca ci fu, in un anno io andai in questura 15-20 volte, essendo anche italiana, la questura dove c'è molta discriminazione, la polizia che ti porta in questura, chi appunto una transessuale che non ha un documento non conforme con l'aspetto ha atti di discriminazione, ma anche di violenza psicologica e anche fisica. Che dire, oggi legalizzazione, si parla di legalizzazione e prostituzione. Per me io lo vedo molto avanti, all'avanguardia, però prima di arrivare a una legge, io credo che dovremmo pensare ancora prima ad adottare delle strategie per cercare di salvaguardare quelle persone appunto che oggi come oggi scelgono, anche se per certi versi io dico che è una scelta obbligata, come è stata la mia è stata una scelta obbligata dettata dalla società. Io non pensavo che le persone transessuali si potessero integrare, quindi per me è stata l'unica possibilità. Qualora appunto ho avuto un'alternativa, ne sono uscita, ma non per questo io discrimino chi si prostituisce o chi si realizza attraverso la prostituzione, anzi. Quindi legalizzare la prostituzione è l'avanguardia, certo, potrebbe essere un'altra risorsa lavorativa, o per una persona transessuale potrebbe essere anche una, come dire, scegliere di prostituirsi ma con diritti e doveri, quindi un lavoro riconosciuto piuttosto che un lavoro non riconosciuto come oggi. E quindi, come dire, sono un po' confusa, scusate, come dire, oggi come oggi parlare della legalizzazione è un passo avanti. Come dicevo prima, appunto, bisogna adottare delle strategie, cercare di, scusate, leggo un attimo, oggi come oggi contrastare lo sfruttamento non solo di donne minori, ma anche lo sfruttamento delle persone transessuali, che ci sono varie sfumature, c'è la sfumatura con le organizzazioni, oppure lo sfruttamento della prostituzione alla pari, dove appunto le persone transessuali non li riconoscono, oppure c'è lo sfruttamento del partner accompagnati, dove gli stessi fanno violenza sia fisica che psicologica alle persone transessuali. Quindi cercare di eventualmente elaborare, realizzare dei progetti per contrastare tutte queste discriminazioni e percorsi di sfruttamento, per arrivare anche a, come dire, a migliorare la situazione, la vita delle persone transessuali. Che dire, niente, finisco qua, scusate. Per moltissime di noi che non siamo abituate normalmente a prendere la parola, e lo è sempre stato anche per me, chiaramente adesso io ormai sono diventata vecchia e ho perso il pudore, e quindi potrei venire qui anche smutandata e dire tutto quello che penso, perché tanto me ne infischio altamente di quello che potrebbero criticarmi o dire la gente. Però so che è molto difficile
ed è così difficile che a volte appunto con pure trattando da giorni con alcune persone perché venissero a fare un intervento oggi qualcun altro mi ha detto io non me la sento di intervenire e quindi io non ce l'ho con questo. Penso che chi ha la voce può dare la voce e la dia onestamente la dà per loro anche e non ce la prendiamo se per questa volta qualcuna non se la sente di intervenire, ma io credo che poi queste cose si maturano col tempo si può. Aggiungila. Al microfono puoi usare questo, non mandare la ora il podio ti piace. Andiamo alla ghigliottina più che il podio. No, io volevo aggiungere appunto, perché prima si parlava come cercare di pensare a delle soluzioni, infatti mi ero scritta appunto a un certo tipo di soluzioni, quindi come ho accennato prima, l'ho scritto però lo leggo, quindi cercare di come soluzione di realizzare dei progetti finanziati, per realizzare servizi specifici per le persone transessuali, perché appunto a Milano, grazie a questo progetto che io appunto sto lavorando, è l'unico servizio specifico, ma anche formare degli operatori o operatrici pari come me, perché appunto operatori e operatrici pari che hanno avuto o che comunque lavorano ancora come prostituti o prostitute o sex worker oggi, come ho detto io si diceva prostituta, quindi c'è anche come dire può essere anche un percorso di emancipazione formare dei pari per lavorare sul territorio o comunque sia lavorare sulla prostituzione e sensibilizzare le strutture di accoglienza o per le persone transessuali, perché oggi come oggi purtroppo, come dicevo prima, non ci sono abbastanza strutture di accoglienza qui in Italia. Un esempio che mi viene adesso, dopo l'emozione, noi parliamo sempre o parliamo spesso di sfruttamento sessuale e strutture di accoglienza per le donne. Ci sono organizzazioni che si occupano di sfruttamento e prostituzione transessuale. Oggi come oggi io osservo, grazie a questo progetto, osservo tante trans brasiliane che vengono qui in Italia tramite l'organizzazione e come diceva prima Sergio, loro stesse non denunciano lo sfruttatore o la sfruttatrice alla pari per paura appunto che il loro paese viene ammazzato il familiare. Ma anche quando la persona transessuale denuncia, non ci sono strutture abbastanza per accogliere una persona transessuale. È là che viene l'inghippo, è là che viene appunto, cioè dove la mettiamo questa transessuale? Ci sono pochissime strutture che accolgono, ma anche le vittime di violenza domestica, dove appunto c'è le strutture dove ci sono delle donne, scusate il termine, biologiche, non riescono ad accogliere una persona transessuale, proprio perché appunto si trovano giustamente in una situazione dove una donna transessuale non operata si fa difficoltà a integrarla. Tutto qua, scusate. Ci sono ora, cominciano solo ora, ma alcune accoglienze pochissime, che Bologna ad esempio c'è una casa, una a Torino, tanto che lui accoglie anche le transessuali, però effettivamente è vero che c'è sempre stata una problematica di dove sono. Ora darei la parola a Ro, se è ancora qui, è una compagna precaria romana e femminista, e ci parlerà del problema di tante donne che appunto darà la voce alla donna delle ragazze che vengono all'estate e messe in produzione. Grazie, scusate, io detesto parlare in pubblico, anche io tendo a emozionarmi molto, quindi sto seduta e vi leggerò un piccolo intervento. E faccio una piccola precisazione, chiaramente quando uso il termine donna intendo dire tutte le donne biologiche e transessuali.
Attualmente, in un contesto in cui l'ostentazione dell'ordine pubblico e la difesa dei confini nazionali sembrano aver più peso della stessa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ci sono molte donne migranti in posizione di grande fragilità, in quanto prive di documenti regolari e spesso non libere di autodeterminarsi. Fragilità causata dalla stretta sempre più repressiva nei confronti dell'immigrazione, dalle ordinanze anti-prostituzione messe in piedi in molti comuni italiani nel corso degli ultimi due anni e dal clima generale di caccia al clandestino alla clandestina. Scrivendo questa cosa mi veniva in mente fortemente, me lo ricordo in maniera forte, l'episodio che è successo, non so se voi lo ricordate, a Via Longoni a Roma, di cui al telegiornale hanno passato le immagini. E i cittadini lì nel quartiere hanno fatto una vera e propria caccia alla transessuale. E, insomma, si trova in internet se volete vedere. E, queste donne vivono forti condizionamenti da parte di chi le sfrutta, sono in una posizione poco contrattuale con i clienti ed esposte ovunque vadano alle repressioni securitarie agite dalla forza pubblica, sempre pronta ad arrestarle e a richiuderle in un CIE o a deportarle. Un po' meno ad aiutarli a sottrarsi da tratta e sfruttamento. Per tutte queste ragioni è diventato molto difficile per chi offre prestazioni sessuali conservare il potere contrattuale con i clienti e, per le stesse ragioni, molte non possono reagire contro gli abusi, le violenze e i ricatti che provengono da chi è enormemente più forte di loro in una posizione di potere. Queste donne, se fermate, vengono condotte all'interno dei CIE, centri di identificazione ed espulsione. Le condizioni all'interno dei CIE sono drammatiche per chi vi è trattenuto e le donne in particolare sperimentano abusi, ricatti e violenze specifiche. Inoltre ci sono forti limitazioni all'accesso a tali strutture, in tali strutture CIE mi riferisco, per chi volesse verificarne lo stato. Infatti giornaliste, giornalisti e associazioni hanno enormi difficoltà ad ottenere le autorizzazioni necessarie per entrare. Difficoltà condivise anche da alcuni referenti istituzionali, dai referenti istituzionali intenzionati ed intenzionate a constatare lo stato delle cose. Ci sono donne trattenute per mesi e costrette a prostituirsi per una scheda telefonica. Di circa un mese fa la notizia di un agente di polizia accusato di aver preteso favori sessuali da alcune donne immigrate in cambio della promessa di aiuto per permessi di soggiorno. Queste non sono eccezioni. Tutte noi ricordiamo la storia di Joy, che fu molestata sessualmente e maltrattata dai poliziotti durante una protesta scoppiata al CIE di Via Corelli a Milano e quindi arrestata e incarcerata. Solo dopo 8 mesi di calvario e con il forte sostegno dall'esterno di molte donne che hanno seguito la sua storia, si è riuscite a farla liberare e a inserirla in protezione sociale in quanto vittima di tratta. È un caso emblematico di cosa avviene in questo paese e di come sia difficile garantire i diritti di protezione nonostante la legge lo preveda. Ci ricordiamo anche di Gloria, deportata con l'inganno nonostante malata di AIDS e di fibroma e che nel suo paese di origine rischia di morire poiché non avrà accesso a cure e sostegno adeguati. In questo caso le autorità hanno mentito perfino ad una parlamentare che aveva fatto visita al CIE e aveva avuto garanzie della non espulsione. Espulsioni che avvengono di fatto per alcune donne, mentre per altre si innesca un giro perverso e senza senso. Alle persone senza passaporto, apolidi o provenienti da paesi troppo lontani, per cui il rimpatrio sarebbe troppo costoso, si prospetta una detenzione per mesi in un CIE, quindi rilascio con invito a lasciare il paese. Se fermate di nuovo scattano denunce d'arresto, ancora CIE e per finire si profila anche il carcere a causa del reato di clandestinità introdotto con il pacchetto sicurezza. Penso ad esempio alla frequente chiusura di appartamenti in cui lavorano donne provenienti dalla Cina a cui segue il sequestro degli alloggi e la denuncia ai proprietari e alle proprietarie per favoreggiamento, mentre le donne che vi lavorano o vengono denunciate anche loro per sfruttamento e o espulse immediatamente. Ma di fatto questi rimpatri non vengono fatti e comincia il girone infernale con il rischio di reclusione intermittenza e con possibile carcerazione. Per contrastare lo sfruttamento di esseri umani sarebbe necessario partire dal riconoscimento delle motivazioni storiche, politiche, economiche che portano ai diversi progetti migratori e abbandonare definitivamente politiche repressive che sono esclusivamente funzionali a reiterare il circolo vizioso di abusi, violenze e dello sfruttamento stesso. Concludo citando Suor Eugenia Sonetti, responsabile dell'Ufficio Tratta dell'Unione Superiori Maggiori Italiane, che ha dichiarato nel giugno del 2011:
Purtroppo in questi giorni una nuova normativa prevede di prolungare la loro permanenza in questi centri da 6 a 18 mesi. Questo mi sconcerta e mi indigna e spero che molti altri lo facciano con me, con noi, giacché ancora una volta le stesse vittime di questo sfruttamento vergognoso legato al traffico di esseri umani per la prostituzione sono quelle che pagano il prezzo più alto di decisioni politiche ingiuste, che confondono le vittime con i criminali, mentre coloro che le trafficano oppure le cercano e le usano rimangono impuniti e forse protetti dalla stessa legge. 18 mesi di detenzione è un'ingiustizia, una violazione dei diritti umani di queste persone, una vergogna contro cui tutti e tutte dovremmo mobilitarci. Darei la parola ora a chiudere di questa sessione a Daniela Valls, che non ha bisogno di presentazioni, di facciamo un bel applauso perché la donna, una cara compagna, amica, che ha scritto, è una scrittrice, è una persona insomma, che si presenterà da sola e ora ci racconterà la presentazione. Grazie. Sono una puttana perché mi piace. Sono una puttana perché ho amato senza riserve. Sono una puttana perché ho disobbedito senza riserve. Sono una puttana perché non confondo più sesso, sex work e amore. Dico sono una puttana e non faccio una puttana, perché quando lo faccio lo sono anche intimamente. Sono una puttana perché il lavoro che avevo prima non sapevo più farlo. Sono una puttana per capire chi mi vuole veramente bene e mi accetta, anche se sono una puttana. Sono una puttana perché il mio lavoro mi ha impoverito. Sono una puttana perché gli uomini che rispondono agli annunci erotici te la chiedono gratis senza dire né buongiorno né buonasera e dando per scontato che sei una puttana gratuita. Sono una puttana perché gli uomini vogliono fare con me cose che non hanno il coraggio di chiedere alle mogli e alle fidanzate, incluso il mio compagno. Sono una puttana perché mio marito confonde la donna per bene che ha sposato con la propria madre e qualche volta anche con sua figlia. Sono una puttana perché il sesso ognuno lo fa come vuole, anche a pagamento se ritiene opportuno. Sono una puttana perché qualcuno mi ha detto ti vesti come una puttana, ti trucchi come una puttana, fai sesso come una puttana. Sono una puttana per sapere cosa provano in strada le donne sfruttate, mie sorelle. Sono una puttana perché il lavoro a 4 euro l'ora è schiavitù per uomini e donne. Sono una puttana perché ho bisogno di leggere e avere tanti libri. Sono una puttana perché il lavoro intellettuale e il lavoro artistico sono sottopagati, sfruttati e offesi. Sono una puttana perché l'Italia ha rinunciato ai suoi artisti. Sono una puttana perché l'Italia ha affamato i suoi artisti. Sono una puttana perché le mie amichette studentesse universitarie, per pagarsi una camera a Tugurio in affitto a Roma, devono fare le puttane. I maschi, per lo stesso motivo, spacciano o battono anche loro. Sono una puttana perché certe volte, quando ho fatto l'amore, mi sono sentita stuprata. Sono una puttana perché la famiglia, in questo momento storico, è il luogo più violento che c'è. Sono una puttana per tutte le donne che sono morte a causa del loro essere donne, madri, lavoratrici, figlie incomprese, mogli sole, puttane sole, amanti nascoste, fidanzate uccise perché un uomo insicuro le perseguitava. Sono una puttana perché il sesso a pagamento è un lavoro e ha dignità. Sono una puttana perché la puttana è un genere sessuale diverso, è un piacere diverso per tutti coloro che lo praticano. Sono una puttana perché il sesso è sacro, e sacro a questo mondo vuol dire monetizzato, che tutti sappiano cos'è il loro senso del sacro,
Sono una puttana perché ogni gesto è puro, incluso il più riprovevole, se lo fai con l'istinto di un animale e non di un uomo. Sono una puttana perché i miei alunni consideravano Pasolini un frocio marchettaro. Sono una puttana perché sono femmina e femminista. Sono una puttana perché per una donna fare sesso libero in molti posti è ancora un reato. Sono una puttana, una strega, una mistica, una madre, una santa, perché posso contenere il mondo tenendomi in equilibrio. Sono una puttana perché hanno ucciso Ipazia dandole della puttana. Sono una puttana perché non è solo il mestiere delle donne, ma da che mondo è mondo, è il lavoro degli uomini. Sono una puttana perché il mio cuore è puro e non ha doppio fondo. Sono una puttana perché rigetto il potere. Sono una puttana perché voglio riprendermi il desiderio di essere donna come dico io e non come dice un uomo. Sono una puttana perché questo è un mestiere inventato da un uomo per dividere le donne in belle e brutte, buone e cattive, e io me lo riprendo. Sono una puttana perché voglio stabilire il prezzo che gli uomini mi hanno dato e mi hanno tolto. Sono una puttana perché questo è un lavoro nobile e antico, rovinato dalla politica, come dice Pia Cobre. Sono una puttana perché tutte le donne per bene e per male sono sorelle. Sono una puttana perché una moglie per bene può essere più in vendita di una puttana. Sono una puttana perché non voglio la protezione di un uomo. Sono una puttana perché questa parola si usa a sproposito. Sono una puttana perché voglio che noi donne riprendiamo a vederci e a ridere delle nostre imperfezioni fisiche e della nostra vecchiaia. Sono una puttana contro una società che trasforma le nostre bambine, le nostre figlie e tutto il mondo in puttane. Sono una puttana perché gli uomini non sanno gestire come uomini la propria sessualità. Sono una puttana perché la civiltà di un paese si misura da come tratta le proprie donne. Sono una puttana perché amo la democrazia e odio la dittatura della maggioranza. Sono una puttana perché da un uomo di potere non ho mai accettato niente, tranne il mio cachet e da mangiare da mio padre. Sono una puttana perché finalmente mi amo e mi accudisco come merito. Sono una puttana perché ho bisogno di una stanza tutta per me. Sono una puttana perché voglio capire che c'è di tanto strano in questo mestiere. Sono una puttana perché le donne devono stare tutte insieme, puttane e donne per bene, mettere insieme le loro vite. Sono una puttana perché ancora oggi una donna non prende valore di per sé, ma ancora come secoli addietro per il matrimonio che ha fatto, al massimo per gli studi che ha fatto o i figli che ha avuto. Sono una puttana perché voglio sapere perché le donne hanno paura di essere definite puttane. Sono una puttana per sapere perché questa società ingiuria le puttane, le occulta, le biasima, le disprezza, ma dietro le porte delle puttane c'è sempre la fila. Sono una puttana colta perché la gente dice che se fai la puttana è perché non hai altre possibilità. Sono una puttana perché vorrei che tutte le donne dicessero: anch'io sono una puttana come te, e non mi vergogno di dirlo, perché anch'io sono una puttana, sono tenera valse. Grazie. Ciao Giulia, che se ne va. E grazie tante, chiudiamo questa sessione. Io voglio ricordare, non andava il PowerPoint che l'ho preparato, ma
volevo dedicare una parte dei miei lavori oggi al ricordo di una persona che mi è stata molto cara, e che è stata Roberta Calcaffione. Roberta Calcaffione intellettuale che ha fatto un lavoro prezioso per tantissime donne dentro il femminismo, è stata giornalista per noi donne, poi per tante altre testate, ha lavorato per noi, con noi sulla Costituzione, ha fatto le direttrici del nostro giornale Lucina che insieme abbiamo fondato. Diceva in un'ultima battuta, quando proprio negli ultimi tempi, una dichiarazione che diceva: speriamo in Dio che mai venga in Italia quello che è successo in Svezia, di fare una legge di legge ai clienti. Purtroppo qua ci stiamo andando molto vicino. Roberta è morta 3 anni fa, decidendo liberamente di suicidarsi, perché lei riteneva di volersi libera in ogni gesto, ogni passaggio della sua vita. È una cosa che molti non riescono a perdonare, io sono molto rammaricata che l'abbiamo persa, però io riconosco questa sua volontà di autodeterminazione anche nel gesto più estremo politico, e fino alla propria vita, uno dei grandi diritti di autodeterminazione che in questo mondo ha possibilità. E poi, oltre a questo, c'era una lista su quel PowerPoint che erano tutte le donne che sono state assassinate negli ultimi anni, ovviamente non proprio tutte, ma era una lista lunga, e anche a loro io vorrei dedicare oggi questa, una parte di questa partita dei nostri lavori. E sperando anche di essere all'altezza di quanto Roberta ci ha insegnato e ci ha fatto da guida, e quanto lei ha lavorato con il suo pensiero. Non so se noi siamo così bravi, ma speriamo comunque che possa essere di qualche utilità quello che lo sforzo che stiamo facendo oggi per portare a galla tutte le contraddizioni di questo tema e magari a promuovere la discussione. Ringrazio tutte le amiche che sono intervenute, anche quelle che hanno rilasciato interviste ma che non hanno avuto coraggio di parlare in pubblico, e comunque sono sicura che cresceremo e ci saranno altre occasioni dove parleremo ancora. Grazie a tutti e a tutti per ascoltare. Lascio la parola a Sergio. Volevo ringraziare davvero anche io per l'avanza, perché anzi spero che certi diritti decida di mettere la testimonianza di questo suo importante intervento, che racchiude un po' tutto quello che insomma forse anche la ragione per la quale siamo qui. Se riuscissimo a mettere il video, l'audio video nel nostro sito come testimonianza di questo convegno, dall'inizio alla fine su un intervento, magari con la scritta firma l'appello, se poi ci sarà un appello eccetera, comunque vediamo. Dunque noi avevamo adesso una fase, in realtà c'erano due persone che dovevano fare testimonianza. Una persona non è potuta venire da fuori perché non voleva esporsi e non riuscivamo a organizzare un intervento anonimo, e al telefono non lo voleva fare, insomma la vita è davvero complicata, ma anche le persone sono complicate. E l'altra persona è Enrico Salvatori, che si scusa molto, si è candidato a sindaco in un paese qua vicino, tra poco ci sono le elezioni, e voleva raccontarvi la vicenda che l'ha visto protagonista qui nella città di Roma, quando si è avvicinato ad un gruppo di prostitute e sue amiche, che tra l'altro stanno vicino alla zona dove abita, e stava parlando con loro, si sono avvicinati i carabinieri, gli hanno detto aspetta di parlare, perché se lei parla con una di loro le dobbiamo fare la multa. Lui, appena gli hanno detto che se continuava a parlare gli avrebbero fatto la multa, ha continuato a parlare e gli hanno fatto la multa. E quindi questa multa è forse è il secondo, mi pare, ricorso che i radicali fanno su una sanzione amministrativa, e che noi faremo rientrare un po' nell'azione di disobbedienza civile, che dovremmo ovviamente moltiplicare se ne avremo le forze e le capacità proprio contro questa delibera. In tutta questa giornata qualcuno ha fatto forse vaga accenno parlando dell'estensione addirittura alla prefettura di un'ordinanza del sindaco, ma addirittura non so se lo sapete, ma l'ordinanza del sindaco pure i carabinieri e la polizia la devono applicare nel territorio del comune di Roma. Quindi quello che la polizia nazionale, diciamo, è obbligata a fare anche nel comune quando c'è un'ordinanza del sindaco, è anche quella di fare polizia e carabinieri le multe alle prostitute di quell'ordinanza. Poi se si va a Tivoli o in comune appena superato il confine, ovviamente non la possono più fare, perché la possono fare solo nel territorio dove l'ordinanza ha valore. Detto questo, dunque,
Quindi non ci sono questi due interventi, ci sono però i due interventi previsti, gli annunci via web. Abbiamo pensato di mettere anche due testimonianze sulla, sul tipo della Settoncella. Antonio Nigrelli non c'è, non lo sapevo, pensavo fosse più mezzo pubblico. E allora do la parola a Maya Checchi, di Cybercore. Tra l'altro Maya, oltre che essere una delle più autorevoli rappresentanti della Fondazione Massimo Consoli, che vedo qui ben rappresentata da Alba e da una folta delegazione, mi ha anche aiutato nel buttare giù alcune idee per questa giornata e quindi la ringrazio ancora prima del suo intervento. La parola a Maya. Dove vuoi? Indicato con questi cosi dall'atteggiamento fallido che saltano le proprietà morali, lì ce ne sono addirittura due, soprattutto sono interessanti perché prima dopo il cambio per sette vostre, perché tra un po' mi scorderò tutto e mi darò lì anch'io. E via, grazie per aver ricordato Roberta, l'avrei fatto anch'io, sono eventi come questi che veramente sono per la nostra mancanza. Cara amica, persona veramente eccezionale. Dunque io mi presento, sono dall'88 che lavoro in telematica, sono una delle prime donne a lavorare in telematica e soprattutto sono la responsabile del primo sito internet che si occupa di sesso e sessualità a 369 gradi che va dalle barzellette erotiche alla pornografia. Quindi conosco dall'88 tutto il sistema, tutto il mercato. Devo dire che io sono arrivata qui sperando di schiarirmi un attimo le idee. Come dire, ma questa prostituzione è legale, illegale, è legale se fatta a casa, è illegale se fatta per strada, ma non è lei solo l'adescamento, lui è quello che paga, che va multato. Cioè, devo dire che è molto complicata la situazione, un po' caotica. Devo anche dire che lo è anche in internet, perché che internet è uno strumento che rispecchia quello che è la vita intorno a noi, è solamente uno strumento, però sullo stesso argomento anche in internet c'è una confusione pazzesca. Io mi sono fatta delle ricerche, le prime denunce, naturalmente stavo rivolgendo, pensando, parlando dei webmaster, le webmistress che hanno siti internet che parlano di sessualità, che mettono annunci, che usano delle webcam per fare spettacolo delle ragazze. E le prime denunce furono nulla di fatto, perché tanto non essendoci un rapporto carnale non c'era prostituzione, non c'era niente di fatto. L'ultima, il 14 febbraio, una sentenza della Cassazione per fortuna dice che il webmaster non ha nessuna responsabilità sugli annunci che vengono fatti, quindi questo ve lo do come chicca ottimale per chi vuole mettere un annuncio e vendere il proprio corpo, quello che tu desidera. La cosa invece divertente che ho trovato fra le varie sentenze, ne ho trovata una che dice, e poi appunto, prima che parliamo di annunci è abbastanza esplicito, ma quando cominciamo a parlare di webcam la situazione si complica in maniera esponenziale. Allora, una di queste sentenze diceva: No, non c'è reato se l'interlocutore sta dall'altra parte del monitor e vede una ragazza che fa uno spettacolo, spoglia, fa quello che le fa. Ma se questo dice, l'interlocutore le dà un comando e gli dice, non lo so, levati le mutandine, in teoria anche un levati le mutandine, perché questo comando ovviamente non è specificato, se prendi un vibratore e utilizzalo davanti a me, o tirati giù le mutandine o rimetti la camicetta, perché comunque è un comando, no? Rimetti la camicetta potrebbe essere un comando. Bene, allora in quel caso c'è il reato, sono denunciati, mi sono passati di multa, c'è un fumacello che non... A parte di quello. Ma come fa? Guarda, ce l'ho nell'appunto, dopo te lo faccio vedere, perché... Induzione all'autodeterminismo. Sì, cioè, qui siamo veramente nel... oltre il virtuale, cioè internet dicono che è virtuale, ma le sentenze vanno ben oltre, insomma. Anche perché appunto se ne parla poco, ma i webmaster, le webmistress sono travolti da questa repressione sulla prostituzione. Noi ci andiamo di mezzo spesso e volentieri. Ce ne sono tantissimi tuttora in carcere, ma poi appunto ho parlato con vari avvocati
e tutti mi hanno detto: guarda, c'è una confusione, non è regolamentata neanche questa situazione, dipende dal giudice dove vai a finire. Il che non sono altro, ovviamente, no? Perché al solito non sai cosa fare, eccetera, eccetera. Questo era un primo punto. Il secondo punto è che vorrei dire invece quanto internet, in quanto strumento, in quanto rete vera e propria, abbia potuto aiutare invece le service worker, cioè tantissimo. Intanto tramite mail liste, blog, eccetera, io tra l'altro sono molto fiera di ospitare Cucciolo in Cantiere, la vostra mail list, vi permette uno scambio, un contatto, un confronto, e questo mi sembra già una bella cosa, bella importante. Quando non esisteva la rete, i rapporti erano città per città, cioè era difficile conoscere qualcuno da Milano a Catania. Seconda cosa, mi sembra interessante il fatto che una sex worker possa diventare imprenditrice di se stessa, perché si mette il suo annuncio o si apre il suo sito, la sua pagina personale, più che un sito, o anche un sito, perché no, se lo gestisce completamente in piena autonomia. Tramite le mail abbatte un po' questo anonimato che rientra nei rischi della pericolosità del cliente che passa in mezzo alla strada. Tramite sms, ai quali ovviamente non viene mai risposto se sono in anonimo o telefonato altrettanto, intanto si ha un'identificazione della persona con la quale tu vai a avere contatto. Quindi insomma, io credo che, a differenza di quello che è stato per esempio per la pornografia, dove internet è stata letale, credo che la rete sia stata un mezzo notevole, considerevole, di importanza. Questa è un breve anche perché sono anche molto stanco da questa mattina, che insomma io ho assimilato tante nozioni, tante cose. Visto che se n'è andato il signore Zipper, che per una telematica Zipper è una parola che mette paura, non in quanto polizia, ma perché prima della telecom c'era la Zipper e ci hanno massacrato la telematica sul suo sorgere, ha ritardato di tanto tempo. Visto che comunque il signore italiano polizia se n'è andato, io darei qualche consiglio, non è proprio illegale, cioè non è illegale, però ho qualche consiglio. A chi vuole, alle sex worker per esempio, vuole diventare imprenditrici di se stesse mettendo su un sito. Prima cosa da fare, sapere che in Italia appunto non c'è un'ottima regolamentazione, la situazione politica tende ad essere sempre più restrittiva e pericolosa, e quindi prima cosa scegliere un server che non sia in Italia, fuori dall'Italia. Possibilmente in paesi dove per esempio la prostituzione è legalizzata, Spagna, Olanda, addirittura in America conviene farlo, perché gli americani saranno anche molto proibizionisti, però quando si tratta dei soldi loro dicono: noi ti diciamo che tu devi mettere un disclaimer dove avverti che lì si parla di cose che possono infastidire la morale delle persone, la pubblica opinione, per cui tu avverti, dopodiché fai quello che ti pare. Su questo una volta tanto sono grandi gli americani, quindi il server non deve essere in Italia categoricamente. Se ci sono, tra l'altro anche qui c'è un problema legale, perché il reato eventualmente è punibile nello stato in cui viene effettuato il reato. Nel caso di una situazione telematica la cosa è ancora più confusa, perché se il mio server è in America e la ragazza sta magari a Milano e l'interlocutore sta a Napoli, ma sto reato dove viene fatto? No, e questo è uno dei motivi per cui se il server è fuori Italia, cioè loro non difficilmente possono intervenire, almeno io non sono reato di pedofilia, allora rientra la magistratura, allora sì. Ma devono fare cause internazionali per andare a chiudere il server da un'altra parte. Se c'è del materiale esplicito, come per esempio questo benedetto disclaimer all'entrata del sito,
Se il materiale è particolarmente esplicito, io consiglio di metterlo sotto passo, sempre e comunque, anche se serve in un paese dove la costituzione viene attuata. Quindi questo era un consiglio che io volevo dare, sono tre punti, sono molto breve, ma sono veramente anche molto stanca, ho fatto malissimo a preparare un po' di più, comunque, ma comunque mi sembra che questa sia la parte. Quindi grazie per avermi invitata, grazie per avermi portato in terza. Spero che il segretario di Sacchiriti abbia preso nota solo dell'attività dell'associazione. Dunque, noi abbiamo concluso questa ultima sessione. Io a questo punto do la parola al mio collega Enzo Cucco, presidente dell'Associazione Radicale Certi Diritti, per la sessione verso il cambiamento, due punti. Ah no, scusate, va bene, sì, ci sarebbe poi un dibattito, no? Però in effetti, visti i tempi, potremmo anche fare questo intervento e poi aprire anche una fase di dibattito. In attesa che arrivi Rita Bernardini dall'aeroporto, di Marco Panella non abbiamo notizia, ma adesso ce le procureremo. La parola è su Cucca verso il cambiamento, iniziative per la legalizzazione e proposte di legge. Va bene, allora io intervengo brevemente perché credo che la giornata sia stata molto intensa e molto piena di temi, anche contraddittori fra di loro, che devono trovare una sintesi. Devo dire che questo non mi preoccupa più di tanto, perché questa iniziativa nella testa di chi l'ha progettato, cioè di Certi Diritti, del Comitato per i diritti civili delle prostitute e di nuovi diritti CGL, era esattamente questo, cioè era il tentativo di ricominciare, no? Volevamo ricominciare e rilanciare il tema del benessere, della sicurezza, della protezione, cioè in una sintesi, dei diritti delle persone che si prostituiscono, per contrastare non soltanto giuridicamente, legislativamente, ma anche culturalmente quello che capita in questo paese e che avete avuto documentato in un modo molto particolareggiato durante tutta questa giornata, ovvero sia un paese in cui la prostituzione non è vietata, ma che di fatto, attraverso l'applicazione della norma esistente, attraverso diciamo così, lo stravolgimento di norme e indicazioni sui poteri amministrativi delle autorità locali, di fatto viene criminalizzata, di fatto viene impedito il libero esercizio della professione, e che culturalmente subisce la confusione e il pasticcio per essere non sufficientemente distinta da altre realtà che sono sì simili e spesso sono anche congiunte, ma rappresentano altre realtà, come quello della tratta, come quello dello sfruttamento e via di questo passo. Allora, per tentare di riportare il dibattito pubblico su questi temi, si trattava appunto di ricominciare. Questo è stato il primo atto, come ho sempre detto a Sergio e alla nostra associazione, non è che finisce qui, no? Anzi, qui comincia l'avventura, qui ricomincia un impegno, peraltro devo dire, essendo radicale da tantissimi anni, so bene, perché l'ho vissuta questa storia, altre puntate abbiamo avuto nel passato, altri passaggi abbiamo avuto nel passato, anche tra l'altro, guarda caso, con gli stessi soggetti con cui noi facciamo questa iniziativa, però abbiamo la testatura, ma soprattutto non è una questione di testatura, è soprattutto una questione di insopportabilità della situazione. Non so, io veramente sono sconvolto di fronte al perpetrarsi di situazioni che non vedevo più. In questi giorni mi sto documentando, poi finisco e passo al manifesto. Mi stavo ridocumentando sulla storia della legge 164, sul cambiamento di stato anagrafico, che è stata una battaglia importante, radicale, della fine degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80, e le prime iniziative che noi facevamo con allora i collettivi di travestiti, perché non c'era ancora la parola transessuali, era il manuale di autodifesa e la raccolta dei fogli di via e dei provvedimenti amministrativi che toglievano la patente alle persone transessuali e alle prostitute. Allora si faceva. Noi abbiamo gli archivi pieni di questa roba qua. Cioè, incredibilmente non è cambiato niente, sono cambiati gli strumenti,
ma permane la stessa situazione di sostanziale criminalizzazione. Allora, questo è il riavvio di una campagna che ha bisogno di strumenti, e gli strumenti servono per che cosa? Noi abbiamo bisogno, come il pane, di costruire il consenso su questa nostra campagna e costruire un consenso che parta da principi che siano i nostri, quelli che noi riteniamo al centro di questa battaglia, che sono molto sintetici e che sono soprattutto lo spostamento del punto di osservazione da tutta l'assistenza, la pietà, la compassione, tutti i sentimenti nobilissimi, ai diritti, l'autodeterminazione, la responsabilità delle persone. Noi partiamo da questo punto di vista, da questa osservazione, da questo punto di osservazione della realtà, senza negare che esistono anche tutte le altre cose, ma vogliamo fare in modo che vengano fuori questa parte della realtà. Allora, per costruire il consenso nel Paese e il consenso nel Parlamento, pensate un po', cioè, è un obiettivo stravolgente, però per costruire il consenso abbiamo bisogno di strumenti. Avremmo potuto lavorare anche subito su una proposta di legge, non l'abbiamo fatto, ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando, secondo me dalle cose che sono state dette qui, dalle persone che hanno partecipato, sono arrivati e possono arrivare numerosi ulteriori spunti per affinare meglio, per fare meglio le cose che in parte già abbiamo già fatto, anch'io sono totalmente, diciamo così, penso che questo Parlamento sia disutile su queste questioni. Però l'esercizio di lavorare in un gruppo di lavoro con queste competenze a una proposta di legge può essere un esercizio utile per noi, perché ci aiuta a capire quali sono poi gli obiettivi concreti di una campagna di questo tipo, perché di obiettivi dobbiamo parlare. Allora, per avviare questa campagna abbiamo ipotizzato uno strumento semplice che adesso vi leggo, molto facile, spero, adesso vediamo un patto con voi, vedremo con la gente, ma che serve per fare che cosa? Serve per ricontattare persone oltre al nostro circuito, oltre alle associazioni che già conosciamo che sono attive, per andare oltre noi stessi e per cercare di creare il consenso, appunto, fare una campagna di costruzione del consenso. E allora abbiamo semplificato molto, abbiamo cercato di trarre da tutte le nostre saperi, indirizzi, le volontà, i desideri nostri, un documento che fosse molto sintetico e il più condivisibile possibile come primo passo per l'avvio di una campagna. Si chiama Manifesto Appello per la legalizzazione della prostituzione, l'abbiamo già detto, spero chiaramente, probabilmente dovremmo chiaramente spiegarlo anche nel documento. Noi siamo di fatto in una situazione di richiesta di legalizzazione, anche se la prostituzione non è un atto criminale in sé, ma come abbiamo spiegato, come ho detto, come abbiamo documentato, di fatto l'applicazione della legge Merlin e tutta l'applicazione degli atti amministrativi connessi e annessi ha reso criminale di fatto questa attività. Quindi la richiesta di legalizzazione è sostenibile, è documentata, e quindi si chiama Manifesto Appello per la legalizzazione della prostituzione. L'ipocrisia italiana costringe la prostituzione in un limbo senza regole. Questa situazione alimenta la violenza, i maltrattamenti e le discriminazioni contro chi sceglie questa professione, frenando allo stesso tempo la lotta contro lo sfruttamento e contro la tratta. Incrementa l'economia illegale, sostenendo le organizzazioni criminali e gli sfruttatori che, sulla vita di chi si prostituisce, crea diverse forme di illegalità e guadagni illeciti a danno di tutta la società, ed espone le persone che si prostituiscono e i loro clienti alla denigrazione e ad una criminalizzazione di fatto contrarie alle leggi, alla cultura, ai principi ormai ampiamente condivisi dalle istituzioni internazionali e comunitarie. Noi, firmatari di questo manifesto appello, considerando non più sopportabile questa situazione
e richiamandoci al manifesto e alla dichiarazione di Bruxelles delle e dei sex workers elaborati dalla Conferenza Europea su Sex Work, Diritti Umani, Lavoro e Migrazione dell'ottobre 2005, tenuto conto dei pareri dell'UNAIDS e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, da cui emerge che le norme repressive limitano i diritti delle e dei sex workers, ne aumentano la vulnerabilità alla violenza, sì, e impediscono l'accesso alle cure e al welfare, e la risoluzione del Parlamento Europeo sulla violenza contro le donne dell'86, con la quale si chiedeva la depenalizzazione dell'esercizio della prostituzione, la garanzia al godimento dei medesimi diritti degli altri cittadini e la tutela di indipendenza, salute e sicurezza di chi esercita la prostituzione, considerati, e non vi rielenco tutti i trattati internazionali che abbiamo citato, proprio perché vogliamo essere puntuali e precisi anche sui riferimenti legislativi, tenuto conto del fallimento delle politiche proibizioniste derivato dalle leggi nazionali e dai provvedimenti amministrativi che negli ultimi decenni hanno finora prodotto l'aumento della criminalizzazione dello stigma contro i sex workers e i loro clienti, l'incremento della violenza fisica e di altre forme di sfruttamento contro le e i sex workers, la violazione dei diritti fondamentali della persona, l'incremento di ignoranza e disinformazione riguardo ai temi della sessualità, la mancanza di politiche di responsabilizzazione delle persone anche riguardo alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e l'immissione di denaro nei canali dell'illegalità che determina un'inevitabile connessione con le altre tipologie di mercati clandestini come la tratta delle persone, il commercio della droga e delle armi, il riciclo del denaro sporco e la diffusione di bande criminali transnazionali, chiediamo al governo e al Parlamento italiano di avviare subito studi sui risultati di decenni di proibizionismo sul tema della prostituzione insieme alle organizzazioni che si battono per la promozione della difesa dei diritti civili. Vi ricordate che oggi parlavo di conoscenza, di mancanza dei dati, di discutibilità dei dati su cui oggi noi stiamo ragionando. Seconda cosa, accogliere ed elaborare norme legislative finalizzate alla decriminalizzazione della prostituzione che tengano conto delle richieste delle e dei sex workers a partire dal manifesto di Bruxelles del 2005, da quanto espressamente richiesto dal Comitato Internazionale per i Diritti dei e delle Sex Workers in Europa e dal Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute ONUS, dal Movimento di Identità Transessuale e dalle esperienze legislative già esistenti in diversi paesi europei. Allora, questo è un documento forse anche troppo ampio da questo punto di vista, però necessario per far ripartire quel circuito virtuoso di persone che sappiano che sappiano rimettere al centro della questione prostituzione in Italia i diritti delle persone, i danni del proibizionismo e la necessità di salvaguardare l'autodeterminazione. Questi sono i nostri tre criteri principali sui quali abbiamo elaborato questo manifesto, che è il primo di una serie di atti e di iniziative politiche che vorremmo continuare. Altro ci sarà, verrete informati, anzi vi chiediamo da subito, tutti coloro che sono qui, tutti quelli che ci ascoltano attraverso Radio Radicale, di darci una mano a diffondere questo manifesto. Io spero, penso, ritengo, non so come dirlo, che ci sia ampio spazio per moltiplicare iniziative anche in sede giudiziaria per discutere queste misure criminalizzanti e criminali che ci sono nel nostro paese. Disobbedienza civile, affermazione civile è stato citato più volte oggi come mezzo. Se il Parlamento rimane cieco sorvenuto, noi abbiamo bisogno, necessità, diritto di ricorrere alle corti e ai tribunali per ottenere quei diritti, il riconoscimento di quei diritti che diversamente il Parlamento non concede. Bene, mi fermo qui. Grazie a tutti per il vostro contributo. Grazie mille Enzo. Io credo che se non riusciamo, quando abbiamo pensato a questo manifesto appello, con Giglione in particolare, e poi ne abbiamo parlato anche con Pia, abbiamo ricordato un po' il manifesto appello che fu
promosso ai tempi della Rosa nel Pugno alla fine 2006, prima del 2007, dopo che 6 mesi di parto il governo Prodi con la Strini e Bindi, dopo 6 mesi di travaglio di parto, riuscirono a fare quel mostriciattolo di proposta di disegno di legge governativo che era, adesso non mi ricordo, tra Dico, che erano il compromesso del compromesso del compromesso del compromesso per regolamentare le unioni civili, di cui poi non se ne fece nulla, con la Rosa nel Pugno, ma soprattutto con un po' di radicali, ma non solo, insieme a Giglioli, elaborammo un manifesto appello che è stata, diciamo, la premessa per far nascere l'Associazione Radicale Certi Diritti. E noi ci auguriamo, insomma, che con questa, insomma, replica di iniziativa politica, con questo manifesto appello, si possa lanciare, o meglio rilanciare, la campagna per la decriminalizzazione della prostituzione, volgarmente chiamata per la legalizzazione della prostituzione, anche volgarmente perché il volgo è più comprensibile, e speriamo che sia davvero anche perché ci ascolta per Radio Radicale, ma soprattutto anche con tutti voi, è possibile già firmarlo nel nostro sito www.certediritti.it. Lo faremo girare, chiederemo ospitalità a tutti i siti internet, ma non solo, alle associazioni che in qualche modo vorranno sostenerlo. La nostra intenzione è avviare un lavoro di raccolta di nomi un po' autorevoli come base di partenza e poi fare in modo che accada come accade per quel manifesto delle prime del 2007, che in pochissimi giorni fu firmato da oltre 5-6 mila persone e che chiedeva l'uguaglianza per i diritti, il superamento delle diseguaglianze, e chiedeva il matrimonio gay anziché il detto questo, io passerei adesso ad una fase un po' di dibattito, visto che Rita non dà segni di vita, probabilmente il suo aereo da Catania è arrivato in ritardo, di Marco non riusciamo ad avere notizie, so che stavano chiudendo un volantone alla sede di Radicali, quindi probabilmente sarà l'impegnato, se qualcuno volesse intervenire direi di utilizzare ancora un po' questo tempo che ci rimane per qualche intervento libero, tra virgolette, se qualcuno si vuole iscrivere a parlare chiedo a Enzo di raccogliere i nomi se c'è ancora qualcuno, altrimenti ancora c'è un po' di sole. Si è scritta Maria Kelf intanto e quindi niente, lasciamo dopo le conclusioni. Ho ancora una domanda che poi microfono. Io Pia mi rivolgo a te, volevo chiedermi, mi stavo chiedendo una cosa, prima ne parlavamo con l'Asse Brown, no? Si parlava che in alcuni paesi dell'Europa hanno fatto delle cooperative del sesso. E per esempio, una cosa che mi è più vicina sono i club privati, perché io lavoro spesso con i gestori dei club privati. Ci sono degli statuti ben particolari che permettono di fare sesso all'interno, non se ne fa. Ma mettiamo che 10 soci di un club privato sono 10 donne e vengono dal mondo della prostituzione. Qual è il problema per cui non si è ancora mai realizzata una cosa del genere? Scusate. Io credo che il problema sia la legge Merlin in questo caso, perché qui parliamo di prostituzione organizzata al chiuso. E quando questo, in realtà, anche sulla questione dell'appartamento della singola prostituta, attenzione, perché a volte si abbattono e dicono è un'organizzazione di una casa di prostituzione, se appena sei in pietra chiudono certamente denunciando che favorevolmente prima dell'altra. Ma comunque l'organizzazione di una casa di prostituzione, quindi di un luogo pubblico, anche chiuso ma comunque comune, dove si organizza lo scambio di prestazioni sessuali per denaro, non è per nessuno previsto dalla legge del cammino, perché c'è una avvocatessa che forse poteva chiedere qualcosa di più. Se c'è un avvocato, perché invece il club privé, cioè tu non paghi la prestazione sessuale. È discutibile, però insomma. Beh, infatti sono associazioni private. Area aperta al pubblico, essendo aperto al pubblico si applica la normativa che l'attività sessuale può essere fatta in un luogo pubblico aperto. C'è proprio una questione, tant'è vero che quando se ne ricordano i magistrati, la polizia vanno a chiudere il cinema porno, vanno a chiudere i club privé, perché l'appiglio c'è,
non è che non c'è un problema. Il problema è che attraverso la normativa sui conti privati ci stiamo arrampicando sugli specchi, giustamente, devo dire, ci stiamo trovando degli escamotage per poter fare cose che effettivamente non si possono fare. Ma questa è la mia interpretazione della legge. Se c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa rispetto a questo aspetto. Yuri, voleva intervenire Yuri? La regia mi dicono di sì. Siccome noi abbiamo una regia presigente, sì, porto un saluto l'ennesimo dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Io sono molto contento per questa giornata e vorrei ringraziare veramente Sergio Rovasio, che ha speso un sacco di energie e di passione per organizzare questa giornata, oltre naturalmente a Pietro Cofre e Giuliano Tognollo e anche il suo Cucco. Volevo anche fare una riflessione sul fatto che noi di Certi Diritti siamo così impegnati in questa battaglia. Beh, vorrei leggere la nostra mission, che è ripresa dallo Statuto di Certi Diritti. Che cosa dice lo Statuto di Certi Diritti? Certi Diritti è un'associazione radicale per la promozione e la tutela dei diritti civili, per la responsabilità e la libertà sessuale delle persone. Ecco, questo è esattamente quello che noi facciamo in molti campi, così come nel campo dei diritti LGBT, così anche nel campo della legalizzazione, decriminalizzazione, regolamentazione della prostituzione, perché il punto è quello di implementare, dare forza all'idea della dignità umana, dei diritti umani delle persone. Il centro della nostra azione è l'individuo libero di scegliere per esempio la professione, l'attività lavorativa che vuole fare, e deve essere libero di fare questa attività lavorativa, di scegliere come organizzarla, di scegliere dove farla. Quindi appunto si parlava prima di cooperative che adesso non sono possibili, ma noi auspichiamo che siano possibili. Ogni forma di organizzazione del lavoro del sesso, che sia individuale, che sia in cooperativa, che si svolga per strada piuttosto che in un locale, piuttosto che in un appartamento, deve esserci la piena libertà dell'individuo di scegliere come organizzare la propria vita, i propri affetti, senza tutte quelle incrostazioni sessuofobiche che ci affliggono in Italia a causa, come al solito, ma non solo, del perbenismo che è del Vaticano, che è dei cattolici, che è dei comunisti, che è della destra, che è della sinistra, che è di tutti, e che una minoranza attiva però sta cercando di eliminare per dare spazio appunto all'individuo. Il nostro congresso di dicembre aveva un altro motto: più diritti, più democrazia, più sviluppo. Ebbene, anche in questo sta la ragione della nostra azione a favore dei diritti umani e del lavoro e dei lavoratori del sesso, perché dicono anche nel movimento internazionale: only rights can stop the wrongs, cioè solo i diritti possono mettere un freno alle cose che non vanno bene. E quello che noi diciamo anche, per esempio, per quanto riguarda la lotta contro l'omofobia: sono i diritti che combattono l'omofobia, e così sono i diritti, l'ampliamento dello spazio della legalità, come ha detto oggi Porpora, sono appunto i diritti che combattono lo stigma e la criminalizzazione, anche solo di natura sociale e culturale, che gira attorno alla professione, alle professioni del sesso. Ebbene, quindi più diritti vuol dire più dignità per le persone
che scelgono di fare di svolgere la propria attività nel campo del lavoro sessuale, vuol dire anche però più democrazia per tutti e vuol dire più sviluppo. E questo noi lo diciamo anche per quanto riguarda per esempio la riforma che prima Sergio ha fatto riferimento, cioè il matrimonio per le persone dello stesso sesso. Il momento è questo, proprio perché siamo in un momento di crisi, l'espansione dei diritti, l'espansione, per citare ancora Porpora, che mi è piaciuta molto quell'espressione dello spazio della legalità, porta più sviluppo. Lo pensiamo solo per quanto riguarda appunto i lavoratori e le lavoratrici del sesso, all'ipotesi di una tassazione del lavoro che porterebbe necessariamente più risorse allo Stato, che potrebbero essere investite poi per dare alle persone che si prostituiscono appunto quei diritti previdenziali, quell'accesso al welfare che oggi è colpevolmente negato, e ancora una cosa, la criminalizzazione, diciamo, che c'è in Italia, abbiamo spiegato oggi in che senso, questa porta anche a una ad uno spreco di risorse pubbliche, perché appunto noi oggi abbiamo visto come si investono un sacco di denari pubblici per la repressione, facendo una repressione assolutamente indiscriminata, mentre invece facendo emergere un tipo di lavoro sessuale che è quello della libera scelta individuale, distinguendolo, così come è stato detto più volte oggi, dal lavoro sessuale coatto, ebbene questo permette anche di fare un'azione molto più mirata con le poche risorse che lo Stato dice di avere, cioè reprimere lo sfruttamento dove questo ci sia veramente. Quindi ancora una volta, più diritti, più democrazia, più sviluppo, questo è quanto certi diritti sta cercando di fare in collaborazione con tutte le altre associazioni che oggi hanno reso possibile questa giornata. Vi ringrazio e buon lavoro. L'ultimo paragrafo di quel comunicato stampa che io ho messo dentro la cartellina, cioè quando ho portato il servizio delle prostitute, dove c'è una piccola traccia per come si potrebbe procedere, e una cosa, una raccomandazione che penso che si dovrà, è stato fatto da Enzo Cucco e anche da Sergio Rodaldo, come la partecipazione, anche ci dà un nuovo strumento per ricordare la partecipazione dei soggetti attivi, abbiamo sentito ripetere anche da molti di oggi, quindi noi siamo qua, siamo disponibili, abbiamo lavorato poco, devo dire ringrazio moltissimo chi ha collaborato invece proprio direttamente come Sergio e Cigliola, che si sono presi tanto il carico di organizzare questa conferenza molto più di quanto abbia fatto io, però sicuramente noi siamo disponibili come attiviste, come persone esperte, penso alle professionali, alle attiviste che questa mattina, alle rappresentanti transessuali, corpo, eccetera, a partecipare a dei tavoli o dei lavori. Forse potremmo anche lavorare e pensare a un modello per interagire con una parte della società civile, che è quella che ci aspetterà di educare, potremmo pensare a avviare un dibattito su questa cosa, per cercare di sviscerare tutte quelle sfumature che abbiamo visto in una storia complessa, per vedere se sia possibile produrre nel tempo uno studio, una ricerca, una conoscenza per un pacchetto, che so, una progettazione, che magari non è detto che diventerà una legge, cioè che potrebbe essere una cosa che proponiamo e che potremmo poi anche scrivere com'è e vedere che effetto farà ad un futuro Parlamento, perché credo che a questo punto, francamente, ormai
sia agonizzante, non si può, forse neanche con gli stessi di problemi, ormai si lavora su questi. E quindi magari ogni tanto lavoriamo e forse ad un fresco Parlamento che speriamo più democratico, più eletto in modo partecipativo e più capace di fare riforme che siano veramente nell'interesse della società generale tutta, e quindi meno discriminatorio, meno fatto di privilegi, ma più allargato a quello che era l'interesse della democrazia partecipata. Noi diamo la nostra fiamma, la nostra disponibilità a lavorare ancora su questo tema. Vi ringraziamo tutti tantissimo per averci sopportato e ascoltato tutto il giorno, perché io mi rendo conto di avere un po' prevaricato. C'è qualcuno che vuol dire qualcosa? Ah, è un'altra vita. L'onorevole Rita Bernardini, le facciamo un applauso. Può concludere lei a questo punto? Ci dico una parola di conforto. Perché fino adesso è stato perché fino adesso è stato importante. No, siamo detti che sono importanti. Sì, nello sconforto delle istituzioni stavo parlando del Parlamento. Allora, è difficile che questo Parlamento legiferi, lo dico anche perché questa cosa interessa molto l'associazione Certi Diritti, per esempio in Commissione Giustizia abbiamo calendarizzato, sono state calendarizzate, diciamo così, alcune delle proposte che si riferiscono alla regolamentazione dei rapporti, delle unioni, sono state scartate altre sul giro di fatto, mentre la scelta dei capigruppo, perché dobbiamo ragionare da questo punto di vista, il funzionamento del Parlamento dà in mano tutto ai gruppi parlamentari, per cui i gruppi parlamentari hanno fatto la scelta di non abbinare le proposte che si riferiscono al matrimonio o anche quelle che stabilendo la regolamentazione delle unioni civili entrano più nel dettaglio con le adozioni e gli altri rapporti che sono importanti di convivenza. Non è completamente escluso, perché la prossima volta sia io che Anna Paola Concia proporremo l'abbinamento delle proposte sul mondo, ma dubito che questo verrà accettato. Così come dubito sinceramente, nonostante ci troviamo in una fase in cui sarebbe necessario, proprio anche per il momento economico che stiamo vivendo, regolamentare quelle unioni che ci sono nella realtà, sia etero che omosessuale, dubito che abbiano la forza, la capacità, l'intelligenza di farlo. Anche perché arrivano altri muri dall'altra parte, per esempio al Senato so che si vuole concludere l'iter sul testamento biologico, quindi diciamo così voci contrastanti. Sulla prostituzione io credo che sia difficile, molto difficile, però credo che sia una battaglia da impostare in questo ultimo anno di legislatura. Poi se i partiti della partitocrazia, io rispetto, e noi siamo radicali, sempre stati favorevoli ai partiti, siamo stati contrari alla partitocrazia spartitoria, diciamo. Adesso che sono arrivati al 2%, fino a qualche settimana stavano all'8% di gradimento dell'opinione pubblica, adesso che sono arrivati al 2%, comprendessero che forse devono dare un segno di vita, di vicinanza a quelli che sono i problemi reali dei cittadini, io credo, cioè non escludo, ma questo dipende anche dai cittadini, se intendano dare segnali semplicemente di disperazione, di chiusura.
figura di antipolitica, o se intendano dare invece segnali per la nobiltà della politica. La politica nobile è quella che si deve occupare concretamente della vita delle persone, possibilmente senza fare, come hanno fatto fino a questo momento, senza distruggere questa vita. Grazie Guida, abbiamo dato a concludere questa giornata nel miglior modo con questo intervento di Rita Bernardini, grazie. Grazie a tutti. Grazie.